Abbiamo fatto molto tardi, ma la commissione di questa mattina è andata particolarmente lunga, per cui mi raccomando con tutti di stare quanto più possibile nei 10 minuti previsti e mi raccomando in modo che rimanga anche tempo poi per delle eventuali domande. E iniziamo subito con la tesi di Bacchetta, Giulia Bacchetta Francalacci, La rivoluzione va fatta, relatore Marco Tortorielli Ricci, prego Marco. Sì, allora, mi sentite? Sì. Ok. Allora, il lavoro di Giulia è un lavoro che ha preso molto tempo ed è cominciato da una domanda che lei mi ha fatto più o meno un anno fa, che è una domanda semplice e lei mi chiedeva perché? Perché succedono certe cose? Voi in questa scuola ci insegnate ad essere progettisti, ci insegnate che il progetto è un processo che è in grado di determinare esiti secondo una chiave qualitativa assoluta, ci insegnate a riferirci al lavoro di alcuni grandi progettisti, poi nel mondo reale le cose vanno diversamente. E quindi la sua domanda era un perché. E il perché era anche piuttosto stizzito, perché in sostanza imputava anche a noi docenti, anche a noi professionisti, una sorta di mancata intransigenza verso delle posizioni da prendere affinché le cose andassero in un certo modo. E io mi ricordo che le risposi: guarda, tu hai due scelte, una è imbracciare un mitra e fare una strage, l'altra è tentare di fare bene il tuo lavoro. E io sono molto contento che Giulia abbia deciso di non imbracciare un mitra e di capire in che modo si può fare bene il proprio lavoro. È partita da una figura come quella di Munari, che spesso è per noi un rischio perché è una di quelle figure ipercitate e ipermasticate. Ma lei è riuscita ad andare oltre il tutto già conosciuto di Munari e invece indagare quel suo intento pedagogico. Non già semplicemente legato al tema dello sviluppo di capacità sulla creatività o sulla creazione, quanto piuttosto alla pedagogia del progetto come strumento di collegamento con la società e col sociale. E questo lei l'ha fatto con un estremo rigore, decidendo di intraprendere un cammino che l'ha portata a vivere esperienze in prima persona, ad incontrare persone, a fare domande anche molto schiette, esponendosi anche alla brutalità di alcune risposte. Io credo che il lavoro che lei ha fatto, che ci propone oggi, sia un lavoro di assoluto valore dal punto di vista proprio del candore. E io inviterei anche Giulia a menzionare il fatto che la sua intenzione era che nel suo lavoro non si sarebbero usate parole inutili. E quindi lascio la parola a Giulia e al racconto che ci farà del suo percorso fatto. Ringrazio il mio relatore per questa presentazione, vi condivido subito lo schermo. Ok, inizio dall'indice della tesi. Nei primi due capitoli cerco di rispondere alla domanda che cos'è il design e che cosa serve e perché un progettista dovrebbe occuparsi di didattica, introducendo la figura di Bruno Munari. Nel secondo, amplio questo tema di Munari descrivendo il suo metodo che è dedicato alla didattica. Nel terzo e nel quarto, individuo dei temi principali nel suo lavoro e li metto in relazione con dei personaggi di riferimento nel mondo della didattica. E nell'ultimo, illustro la mia proposta metodologica. Dunque, quindi, che cos'è il design e cosa serve? Una domanda molto complessa alla quale ho cercato di rispondere trovando definizioni sui libri di settore oppure anche enciclopedie, dizionari e ho anche richiesto alle persone che ho intervistato di darmi la loro definizione. E poi ho scelto quella che secondo me è la più bella, che è quella di Munari, appunto, dove lui dice che si può parlare di design come progettazione in un senso molto ampio, quindi si può progettare anche una nuova didattica o un metodo progettuale per cercare di risolvere i bisogni collettivi.
dando appunto per scontato che ci siano dei problemi da risolvere e che quindi il progettista dovrebbe porsi nel suo lavoro, siccome studia e applica il metodo progettuale, dovrebbe cominciare facendo delle piccole rivoluzioni. Ma come fare se si ripudia la violenza, che è parte di ogni rivoluzione? Quindi la rivoluzione va fatta senza che nessuno se ne accorga, che è il titolo del mio libro ed è una citazione di Munari che secondo me, quando l'ha scritta, si riferiva proprio a una rivoluzione che avviene attraverso il mondo dell'educazione. Quando si parla di metodo Munari ci si riferisce a quel metodo che ha sperimentato per la prima volta in un laboratorio che è avvenuto alla Pinacoteca di Brera nel 77. In sostanza la proposta consiste nell'allestire sale dei musei trasformandole in laboratori per bambini con un intento futuro di familiarizzare il pubblico con i modi di fare arte. E la cosa innovativa che ha fatto è che il laboratorio si faceva prima della visita al museo, così che i bambini sperimentassero prima le tecniche dell'arte per poi ritrovarle nelle mostre, capendo le frustrazioni e le gioie degli artisti. Munari con un team di collaboratori ha pensato a tutti gli aspetti del progetto, sia la parte teorica che la parte di allestimento. Qui c'è una foto del laboratorio alla Pinacoteca di Brera, che però dopo 3 mesi ha chiuso perché la Pinacoteca ha chiuso e quindi si è spostato al Museo Internazionale per le Ceramiche di Faenza, dove è aperto ancora oggi ed è esattamente come Munari l'aveva presentato. Questa qui è una foto che ho fatto io ultimamente. Da questa esperienza è nata una collana che si chiama Giocare con l'arte, edita da Zanichelli dal 79 all'89. I numeri sono tutti monografici, ognuno illustra una tecnica dell'arte dettagliatamente, portando esempi storici degli artisti, ma anche esempi che poi erano stati realizzati nei musei, nei laboratori. Con la richiesta da parte di Munari di continuare la sperimentazione e anche di ampliarla per gli insegnanti o per chi volesse. Dal numero 7 di questa collana, cioè quello dedicato al laboratorio per bambini di Faenza, nasce una collana parallela che viene edita e pubblicata dal MIC proprio, che parla solo ed esclusivamente del laboratorio di Faenza. Oggi Corraini nel 2019 ha avviato la produzione di questa collana che si chiama Workshop, dove sta rieditando i libri dedicati ai laboratori storici di Munari. Ne è stato pubblicato per ora solo uno, quello dei laboratori tattili, che faceva parte della collana Giocare con l'arte, ma Corraini ha preso un punto di vista molto più narrativo rispetto a quello divulgativo che aveva Munari. Infatti ha tagliato molti testi, e il racconto è sostanzialmente per immagini. Un bel esempio di come Munari intendeva la divulgazione, secondo me, è in questa esperienza, è in questo libro qui. Roberto Pittarello, che era un insegnante delle medie, ha preso il metodo descritto in disegnare un albero di Munari, l'ha applicato e l'ha fatto sperimentare ai suoi alunni, ha inviato i risultati a Munari, che li ha pubblicati nella stessa collana dove aveva pubblicato Disegnare un albero, però mettendo come autore l'insegnante Roberto Pittarello e non se stesso. Oggi il metodo Munari è stato protetto da un'appellazione protetta, insomma, e quindi vuol dire che per utilizzarlo si deve aver frequentato un master o dei corsi di formazione che sono promossi dall'Associazione Bruno Munari. E questa cosa qui, quando l'ho scoperta, secondo me ho capito che va un po' in controtendenza con la sua idea di divulgazione, ed è proprio per questo che ho deciso di cercare di creare un metodo che sia fatto collettivamente, open source, modificabile e in modo partecipato. Come ho fatto? All'inizio ho individuato dei temi principali nella sua opera, che ora vado ad illustrarvi brevemente. Un linguaggio semplice e chiaro è molto importante durante l'insegnamento. Munari dice che quello che non si può dire in poche parole non si può dire neanche in molte, e infatti bisogna stare attenti a non usare quella che
Calvino descrive come l'antilingua, per evitare confusioni inutili. Anche Don Milani ha molto parlato del linguaggio, per esempio nel suo libro La lettera a una professoressa illustra queste regole, per esempio, che sono avere qualcosa da dire che sia utile a tutti e a molti, eliminare ogni parola che non serve, che non usiamo parlando. Munari dice anche che i progettisti, se non si occupano dei sensi durante la loro progettazione, l'uomo del futuro diventerà così, quindi senza orecchie, senza naso. Comunque, a parte l'ironia, Rousseau ci conferma che i nostri maestri di filosofia sono i nostri piedi, le nostre mani, i nostri occhi, proprio perché le sensazioni convergono in idee semplici che poi convergono in un'idea complessa, quindi capiamo che se i sensi ne risentono, ne risente anche la ragione. E Maria Montessori si è occupata di questo nel suo lavoro, infatti ha anche creato dei giochi per la sperimentazione sensoriale dedicati all'infanzia. Lo spazio vitale è molto poco tenuto in considerazione nella didattica tradizionale, con l'eccezione dell'ISIA, perché è un posto meraviglioso, però io qui illustro due esempi che ho trovato nel mondo di scuole che invece ne tengono in considerazione. Una è la Green School di Bali e l'altro è un asilo, il Fuji Kindergarten di Tokyo. Che cosa hanno in comune questi due? Sono spazi molto aperti, infatti non hanno pareti né interne né esterne, e questo rispetto all'esigenza dei bambini di muoversi, correre, insomma, tanto che il tetto dell'asilo è proprio una pista da corsa. E poi sono tutte e due in completa armonia con la natura, uno è fatto interamente in bambù e rispettando anche l'aspetto sensoriale, insomma. In Italia siamo abbastanza lontani da questo tipo di risultati e dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. E Munari dice che il gioco è una cosa seria, perché il gioco è lo strumento con cui il bambino conosce il mondo ed è spesso scambiato per una frivolezza dagli adulti, ma non da lui, che appunto addirittura chiama i suoi laboratori giocare con l'arte, però il gioco da lui non è inteso proprio come una sperimentazione sistematica delle tecniche dell'arte. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. È un proverbio molto citato di Confucio che dice in sostanza che se ascolto, vedendo, ascoltando, le cose non si riescono ad apprendere, a capire e neanche a ricordare. Un esempio di questo approccio pratico all'educazione c'è nella scuola ad Astra fondata da Elon Musk. Lui fa l'esempio del cacciavite. Nella didattica tradizionale, per spiegare cosa serve un cacciavite, si farebbe un corso intero sul cacciavite con verifiche, letture, eccetera. Invece lui che cosa fa? Prende per esempio un motore, lo smonta, tra gli strumenti che servono per smontarlo c'è il cacciavite, e in questo momento succede una cosa importante, cioè l'importanza dello strumento si manifesta, si rende evidente e quindi si ricorda. La libertà e l'indipendenza si ottengono attraverso la conoscenza. Munari era un grande divulgatore e ha cercato per tutta la vita di fornire gli strumenti al pubblico proprio per ottenere una società libera e indipendente dai condizionamenti attraverso l'emancipazione culturale. Anche Étienne de Labouettie, che era un filosofo francese del Cinquecento, però sottolinea che la natura dell'uomo sì, è bensì quella di essere libero, di volerlo essere, ma fa altrettanto parte della sua natura prendere la piega che gli dà l'educazione. Quindi dobbiamo stare molto attenti a sottolineare l'importanza della libertà durante l'educazione per non creare asservimento nell'uomo futuro. L'ultimo punto è quello della personalità collettiva. Che cos'è? Siamo noi in rapporto col mondo. Quindi siamo noi stessi e dobbiamo lavorare per renderla migliore. Chi non lo fa un danno a se stesso e anche agli altri. Un esempio bello di come è stata portata in pratica questa cosa, sempre con Don Milani, in un progetto che si chiama Giornale Scuola, dove
effettivamente chi poteva studiare, cioè era avvantaggiato, aiutava quelli che erano meno avvantaggiati di lui a capire dei concetti fondamentali sulla società, in uno spirito totalmente collettivo che non tiene conto di classi sociali o di gerarchie. Ho citato diversi personaggi di riferimento nella mia tesi, ma questa qui è una ricerca che va sicuramente ampliata, perché ce ne sono stati veramente tanti da cui si può attingere anche nella contemporaneità, e poi la ricerca va resa contemporanea, ed è questo che ho cercato di fare con la proposta di metodo. Quindi, perché creare un metodo didattico aperto, condiviso e partecipato? Munari dice che quando un designer impara il metodo progettuale non deve pensare di essere arrivato da qualche parte, invece deve associarsi con altre figure progettuali per risolvere problemi sempre più grandi che da solo non potrebbe risolvere. Gramsci dice per esempio che la verità si trova solamente con la discussione collettiva, e con questo in mente ho contattato una serie di persone del mondo della didattica, dalle provenienze più disparate, come Alessandro Tartaglia, Raffaella Francalanci, Dario Valli, Marcello Signorile, Claudio Marzotto e Maya Sambonè, Mauro Bubbico, Marco Tortoglioli, Esther Manitto, Stefano Mirti, che ringrazio infinitamente per la loro disponibilità e attività con la quale mi hanno aiutato, e che auspico che continueranno queste conversazioni sia con loro che con altri per arrivare a creare veri e propri tavoli di lavoro sulla didattica. Le conversazioni sono avvenute in un sacco di modi diversi, alcune sono durate anche mesi, e insomma, e all'interno di questo ho trovato dei temi ricorrenti sia tra di loro che dei temi già presenti nel mio lavoro di tesi, e nelle interviste ho cercato di riportare ogni tema, di sottolinearlo con un rimando che va all'interno della tesi. Quindi le caratteristiche base di questo metodo dovranno essere queste, cioè che nasce dalla discussione collettiva. Deve essere open source, quindi modificabile e accessibile a tutti. Non si può verificare con i metodi tradizionali perché per ora sono fallimentari. La rete deve essere una rete di autoaiuto per insegnanti e per chi si vuole approcciare al mondo della didattica. E durante la discussione c'è la libertà di pensiero, che però non significa libertà di errare e spropositare, sempre nelle parole di Gramsci. Cioè ogni commento deve essere giustificato e ogni critica anche. Nella parte finale c'è come un riassunto dei temi principali con una bibliografia di riferimento, l'applicazione dei temi nelle varietà, le cose da favorire e da evitare durante l'insegnamento, e questa parte è più rende il libro come un manuale per un insomma una consultazione facile da poter riportare nella propria attività. Concludo con un pezzo di Goffredo Parise che si chiama Il rimedio alla povertà, in cui dice che un'ideologia è bella perché è giusta, e secondo me è così che dovrebbe essere la scuola, bella perché è giusta. Grazie. Grazie Giulia. Domande? Grazie Giulia. Se qualcuno ha domande, osservazioni? Se nessuno ne ha, ne faccio una io. Va bene. Al relatore è consentito anche fare una domanda? Sì, sì. È un sì un po'... con riserva, però la faccio lo stesso. Quello che volevo chiedere a Giulia è quanto nel condurre il lavoro, che è stato molto lungo e sofferto tra pratiche, voglio dire, tu hai anche lavorato in un'associazione, provato a gestire dei laboratori, insomma è stato veramente un processo lunghissimo. Quanto è stato difficile mettere insieme le risposte che venivano dalla pratica delle persone che hai incontrato con i principi teorici invece che leggevi sui libri e di una conoscenza già consolidata?
Impossibile. No, lo dico perché io a me è capitato di fare un'esperienza con un'associazione nella quale comunque era già tutto molto impostato e lo spazio di libertà era veramente poco e ho trovato pochissimo di quello che facevano loro rispetto a quello che invece avevano detto i grandi dell'istruzione, nonostante poi l'associazione fosse ben consolidata, una cosa per l'ambientalismo, dove si trovavano un sacco di contraddizioni all'interno di questa, insomma, non penso che sia facile, penso che sia necessario però provare a inserire questi temi nell'educazione, partendo dalla mia esperienza e da quella di centinaia di compagni di scuola che ho avuto. Grazie Giulia. Posso invece chiederti in realtà un'informazione, un approfondimento, una curiosità quasi rispetto all'associazione Bruno Munari. Certo. Che ho trovato anch'io leggendo la tua tesi, che tra l'altro ho trovato estremamente rigoroso e per questo ti faccio tutti i miei complimenti, perché è veramente costruita in maniera ineccepibile. Come ti sei sentita quando hai scoperto che in realtà appunto l'associazione Bruno Munari ha in qualche modo certificato il suo metodo e l'ha reso rigido in contraddizione con quelli che invece erano i principi del suo fautore? Beh, dunque, c'è da dire che l'associazione Bruno Munari è stata fondata tra gli altri da suo figlio, quindi non può essere così tanto in contraddizione, almeno spero. Quella mia è stata più una sensazione che devo approfondire perché devo contattare questa associazione e capire quali sono le loro motivazioni prima di poter parlare. Però, insomma, addirittura ho scoperto, per esempio, che il laboratorio stesso fondato da Munari al MIC di Faenza ora non può usare neanche quello l'appellativo protetto perché c'è stata tutta una diatriba, è un mondo complessissimo, quindi insomma io mi sono sentita abbastanza come se avessero tradito la sua idea, però loro dicono che hanno ampliato molto questo lavoro, insomma, e quindi hanno sentito questa esigenza di rinchiuderlo in questa certificazione. Certamente chi vuole usare gli insegnamenti di Munari può continuare ad usarli, non può specificare che sono di Munari. E questo è un peccato, però anche perché i suoi libri, per esempio quella collana lì, Giocare con l'arte, non si trova tanto. Se ne ho trovato proprio qualche numero in qualche biblioteca, belli rovinati, quindi sarebbe bello anche rieditarli. Grazie. Mi introduco io, penso di fare la stessa domanda più o meno a tutti gli studenti, vista l'impossibilità di, come dire, vedere per mano il prodotto, insomma il libro che presentate, quali scelte progettuali ti hanno accompagnato nella definizione del volume e se pensi che in qualche modo la presenza di Munari possa essere stato, come dire, un elemento conduttore rispetto a determinate scelte. Grazie. Beh, sicuramente sì, perché avendo letto molti dei suoi libri, trovo che lui abbia veramente un modo di parlare per immagini che è molto efficace. Lui fa moltissimi esempi, citazioni, e io un po' questa cosa qui l'ho fatta, anzi parecchio. Come scelte progettuali, niente, il libro per me dovrebbe essere un po' un manuale, quindi una cosa che si tiene in mano bene, si apre bene, si può, insomma, agevole da leggere, una cosa un po' anche da rovinare, da avere sempre dietro, anche se non ho questa pretesa, però... E così, nella copertina per esempio ho inserito tutte una specie di collage di tutti quanti di tanti immagini trovate all'interno della collana Giocare con l'arte.
Siccome non l'ho potuta, l'avevo inserita all'inizio dentro al libro, però poi non aveva molto senso, quindi l'ho messo lì. Giulia, grazie. Sì. Giulia, ciao. Una curiosità, il percorso che hai fatto, no? Che ti ha portato un po' alla valutazione dei metodi, no? Delle didattiche, eccetera. Visto questo particolare periodo dove molti docenti hanno dovuto rimprovvisare, hanno dovuto reinventarsi un sistema di didattica online, eccetera, e pensi che possa essere in qualche maniera... hai trovato qualche spunto per poter estendere, diciamo, il lavoro per immagini, no? Tutta la parte, so che non è un laboratorio, fare un laboratorio online, per esempio, ho visto mia figlia l'altro giorno che disegnava, è collegata, come siamo collegati noi adesso, quella proprio suggeriva alcune tecniche, suggeriva, e non è una cosa, sicuramente una cosa nuova che non era stata sperimentata. Hai dei dati da poter fornire con la tua ricerca a chi magari in questo momento sta cercando di improntare una didattica nuova, perché abbiamo queste necessità. Certo, sicuramente i temi che ho individuato poi sono cose molto pratiche, come l'utilizzo dei sensi, che è una cosa che di certo davanti a un computer è difficile da fare, oppure sì, però ci sono molti strumenti che si potrebbero usare nella didattica online. Quello della lezione frontale faccia a faccia, a mio avviso, avendo sperimentato un po' sia con mia mamma che con il mio ragazzo che fanno lezioni online, è abbastanza fallimentare, quindi proprio perché non permette il rapporto uno a uno con l'insegnante. E quindi, insomma, sì, bisognerebbe riadattarlo completamente, magari fornendo materiali digitali piuttosto che non video, ma sì, per esempio i PDF dei manuali o di qualcosa del genere, che per esempio ora sto fornendo un manuale di rilegatura a mia mamma che lo divulgherà tra i suoi alunni. Questa qui potrebbe essere una piccola soluzione per imparare a fare delle cose. Sì, non bisogna pensarci, è una cosa molto difficile che per ora è stata totalmente improvvisata, come è normale che sia. Posso aggiungere? Certo. Allora, un lavoro interessante che anch'io ho guardato e ho letto con molto piacere. Mi verrebbe da darti un piccolo consiglio visto che sento questo desiderio di andare avanti, che è quell'aspetto in cui tu hai parlato spesso di didattica e si è un po' dimenticata quella parte pedagogica. E allora nella ricerca forse dei partner, degli interlocutori, dei compagni di strada, andare a verificare quali sono invece quelle attività che tengono in considerazione una pedagogia non prescrittiva, proprio quella che dichiarava Munari, potrebbe essere un modo appunto per trovare dei compagni di strada. Però grazie del tuo lavoro. Grazie a lei. Va bene, non so se ci sono altre domande, altrimenti procederei con Silvia, benvenuti. Relatrice, professoressa Silvana Sola, La morte e il tulipano. Prego, Silvana. Giulia, puoi disattivare la presentazione? Sì. Grazie. Allora, mi sentite? Sì. Allora, parto di fatto, c'è una sorta di filo tra quello che ha detto Giulia, perché Giulia ha parlato tanto di metodo. La tesi di Silvia è una tesi che davvero ha metodo, è un lavoro importante sia dal punto di vista del come è stata fatta la ricerca, sia dal punto di vista dei risultati, importante anche in termini di numero di pagine, di corredo iconografico. La morte e il tulipano. Silvia prende a prestito una parte di un titolo
di un libro straordinario, di un albo illustrato per tutti, che si chiama L'anatra, la morte e il tulipano. Ed è un'incursione tanatologica, si muove nel mondo della morte riesce a tenere questo filo, appunto, di questa ricerca nella rappresentazione della morte, mettendo insieme sulla linea del tempo tutto quello che dal suo punto di vista, per cui c'è uno sguardo attento, ma uno sguardo anche molto personale di come la morte è stata rappresentata nella storia dell'arte. E poi però la porta nel presente con un'operazione di relazione e di intreccio con l'albo illustrato. Per cui i segni dell'oggi che sono capaci appunto di dichiarare un tema che, per esempio, quando è rapportato al mondo dell'infanzia, è un tema difficile da raccontare. Oggi, in epoca di coronavirus, ancora di più, come affrontare il tema della morte. Ecco, e questo lavoro è, vi dicevo appunto, un lavoro di ricerca, un lavoro di analisi, un lavoro di messa in pagina, con la possibilità proprio di recuperare al lettore quegli elementi che Silvia ha voluto mettere in evidenza. Diventa di fatto una sorta di libro di accesso per gli altri, come che dovrebbe essere in generale molte tesi nella età lo sono, quelle di arrivare ad un certo punto della ricerca e poi dopo di poter passare il testimone, perché quello che comunque hanno fatto fino a quel momento può essere una base per il dopo. Grazie. Grazie. Ringrazio la professoressa Sola per la bellissima introduzione e adesso vi condivido lo schermo. Scusate, ma ho un problema nel condividere lo schermo. Allora. Ok. Adesso dovrei riuscirci. Ok. Allora. La morte del tulipano. La morte del tulipano è nata da una domanda. Infatti, come ha accennato la professoressa Sola, un giorno stavo sfogliando L'anatra, la morte del tulipano di Wolf Elbruck e ho iniziato a pensare, a chiedermi come si potesse parlare della morte ai bambini attraverso gli albi illustrati. Ho iniziato a chiedermi chi avesse già cercato di parlare, illustratori, scrittori, e in che modo avessero tentato di riflettere su temi quali il lutto, la perdita, il funerale, la morte, con un linguaggio che potesse essere adatto, diciamo, a raccontare determinati sentimenti ai bambini. Ecco, da questa ricerca è stato il punto di partenza che mi ha portato a sviluppare tutto il mio percorso, che si è tradotto in un libro. Un libro che è diviso in tre parti principali, al quale si affianca una quarta parte di approfondimenti. Ecco, queste tre parti sono, diciamo, tre momenti importanti della ricerca che io utilizzerò adesso per spiegarvi qual è stato il mio percorso. Innanzitutto il libro parte da una premessa, ovvero l'impossibilità di rappresentare la morte. Questo era un punto molto importante per me perché dava proprio il via a tutto quello che è stato il mio pensiero e la raccolta di materiale, perché da il cortocircuito che si viene a creare tra la necessità dell'uomo di rappresentare come modo per conoscere, per comprendere, per farsi propri determinati argomenti e anche raccontarli, veicolare dei messaggi, immaginare, e l'impossibilità di rappresentare la morte, che è proprio uno dei temi più inconoscibili e più profondi nella vita dell'uomo. Ecco, tra questo vuoto che per esempio Giorgio Pigafetta nel suo libro La più vuota delle immagini definisce come posto lasciato vacante dalla morte, è in questo spazio che l'arte, e qui intendo arte in senso lato, riesce a trovare le sue possibilità di espressione. Da qui sono passata alla prima parte del libro, che ho chiamato Tentativi di rappresentazione della morte, che appunto riflette e cerca di raccontare una storia delle rappresentazioni nella storia dell'arte.
Questo perché? Perché mentre stavo analizzando tutto un apparato iconografico e diciamo tutto un aspetto, l'aspetto legato all'illustrazione per l'infanzia contemporanea, mi sono resa conto che non avrei potuto tralasciare tutto quello che era stato fatto prima. Quindi tutti i tentativi di rappresentazione, i tentativi che sono stati fatti nel corso del tempo dalla storia dell'arte di dare un volto alla morte. In questo percorso mi sono soffermata principalmente su di un libro, che è L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, di Philippe Ariès, al quale ho affiancato altri libri e altre riflessioni di letterati, filosofi, che analizzano il tema della morte da diversi punti di vista. Questa prima parte nel libro è densa di esempi, di momenti che proprio scandiscono la linea temporale, rapportati alle rappresentazioni all'interno della storia dell'arte che si rifanno a quei momenti. Qui ho parlato ad esempio i giudizi universali o i temi macabri come le danze della morte, i trionfi della morte, le vanitas e diciamo il loro far sentire costantemente la fugacità della vita, le morti dei santi e l'estasi delle sante, comunque tutte quelle rappresentazioni che in diversi modi si rapportano al tema della morte nel corso del tempo. Quello che emerge da una lettura più ampia di tutta questa analisi, che appunto nel libro è molto dettagliata, è una contrapposizione molto forte tra il rapporto dell'uomo nei confronti della morte prima rispetto ad oggi. Perché se prima, qui ad esempio ho messo un'immagine che appartiene al periodo dell'Alto Medioevo, la morte veniva, era un evento condiviso e collettivo, da proprio vivere con la propria comunità. È un evento che il moribondo stesso viveva in maniera attiva, diciamo compiendo tutta una serie di rituali che lo portavano ad arrivare consapevolmente al momento della morte. Ecco, oggi via via nel corso del tempo la morte è diventata sempre più un fatto individuale e per arrivare ad oggi in cui proprio Geoffrey Gorer parla di pornografia della morte, perché la morte è diventata quasi un tabù, è diventata un qualcosa di cui la società di oggi fa fatica a parlare. Il moribondo viene lasciato spesso da solo con se stesso e anche l'elaborazione del lutto e tutta una serie di sentimenti che sono legati alla morte non hanno più dei codici con cui l'uomo si rapporta, con cui l'uomo può rapportarsi e quindi appunto lasciano l'uomo solo. Attraverso diciamo questo percorso all'interno della storia dell'arte sono arrivata alla seconda parte della mia ricerca, che è quella più specificatamente riferita alla storia dell'illustrazione. E quello che mi sono chiesto è se anche nel percorso che ha visto diversi momenti nello sviluppo appunto di un'illustrazione, di una letteratura per l'infanzia, se anche in questo percorso ci fosse stato un cambiamento nel modo in cui l'uomo ha scelto di raccontare la morte. In questa parte mi sono soffermata su dei testi che hanno a che fare con la storia dell'illustrazione e anche con affiancandoli ad altri testi che analizzano più dal punto di vista pedagogico il modo in cui appunto la morte può essere raccontata ai bambini. E quello che emerge anche qui da una lettura più ampia di quello che ovviamente nel libro è un percorso molto dettagliato, è come c'è stato un cambiamento molto forte nel modo di raccontare la morte dagli inizi dell'Ottocento, quindi quando si è iniziato a parlare per la prima volta di letteratura e illustrazione dedicata specificatamente all'infanzia, e oggi. Infatti, in questa parte io mi focalizzo principalmente sulla situazione italiana, perché ovviamente avevo bisogno di restringere il campo, altrimenti sarebbe diventata una ricerca troppo ampia. E quello che emerge da questa seconda parte della ricerca è come quando si è iniziato a parlare di letteratura per l'infanzia, quindi nell'Ottocento,
i confini dell'ambito non erano ancora ben definiti e questo comportava tutta una serie di conseguenze, tra cui il fatto che personaggi che lavoravano in quest'ambito, come Ottavio Rodella, ad esempio, che ha illustrato diversi libri per bambini, fosse lo stesso che d'altra parte illustrava le memorie del Boia di Roma, con tutta una serie di orribili morti e decapitazioni, eccetera, con un segno molto crudo e molto diretto. Perché molti personaggi che iniziarono a lavorare all'interno dell'ambito della storia dell'illustrazione e della storia della letteratura per l'infanzia erano gli stessi che operavano anche in diversi ambiti legati alla letteratura popolare e che quindi contaminavano quella che era l'ambito legato all'infanzia con tutte quelle pulsioni che provenivano dal basso, da appunto una letteratura di tipo popolare. Per citare un altro esempio, nel catalogo Salani comparivano le novelle della nonna, Fiabe fantastiche, in cui alcune delle storie erano piuttosto raccapriccianti, come ad esempio L'impiccato vivo o Il morto risuscitato. Insomma, all'inizio non era ben chiaro quali fossero, diciamo, le caratteristiche che dovesse avere una letteratura specificatamente dedicata a un pubblico infantile. Anche le fiabe e anche alcuni dei libri che sono rimasti come pietre miliari nella storia della letteratura, io ad esempio nel mio volume parlo di Pinocchio di cuore, anche in questi libri, che pur non parlano di morte, non mancano tanti dettagli non chiari, dei dettagli inquietanti. La morte, seppur appunto non protagonista, è comunque assopita tra le pagine, è come una sensazione che si respira leggendo questi libri. Ecco, da questo pian piano si è passati a una situazione completamente diversa, perché dopo il periodo delle guerre mondiali il mondo, l'Italia, ha bisogno di subire un riassestamento. Si tende a prediligere una tipologia di illustrazione, di letteratura che mandi dei messaggi chiari, diretti e anche confortanti al proprio pubblico. E per questo si va a perdere tutta quella complessità che prima era propria della letteratura e dell'illustrazione per l'infanzia, che era data in mano a quelli che Faeti chiama i figurinai, ovvero tutti questi personaggi che si muovevano tra diversi ambiti della letteratura e dell'illustrazione. Oggi ovviamente sono passate diverse fasi anche nella costruzione, diciamo, nell'identità delle case editrici, nella costruzione del personaggio dell'illustratore e dello scrittore per l'infanzia, che hanno definito al meglio le loro caratteristiche. Tuttavia, quello che si assiste in questo preciso momento è che se tante case editrici proprio hanno nel loro catalogo tanti libri dedicati all'infanzia, esistono anche tante case editrici che sono proprio sono nate proprio dedicate all'infanzia. Ecco, queste si sono, non tutte, ma per lo più, livellate su una serie di canoni che sono quelli che al giorno d'oggi vengono considerati adatti ad essere raccontati a dei bambini, però lasciando da parte invece tutta una serie di aspetti, tra cui, per esempio, io mi riferivo alla morte, tutta una serie di aspetti di cui sarebbe comunque importante parlare, proprio come modo per renderli propri, per conoscerli e per crescere. Per fortuna, tra alcune case editrici hanno comunque risposto a questa tendenza dominante nel campo dell'editoria per l'infanzia, questi sono alcuni dei libri che ho analizzato all'interno della tesi, con dei volumi e degli albi illustrati che trattano il tema della morte sotto diversi punti di vista. Ecco, io all'interno di questa seconda parte nel libro analizzo alcuni casi studio, come per esempio libri che recuperano il repertorio delle fiabe e restituendo anche gli aspetti un po' più
più crudi e più difficili delle storie. Libri come L'anatra, la morte e il tulipano, di cui abbiamo già, che abbiamo già accennato prima, che proprio prendono la morte come protagonista della loro storia, con cui il lettore può entrare in empatia e operare una riflessione anche nell'ambito di quello che è il rapporto tra morte e vita. Libri che aiutano a riflettere sul lutto, sulla perdita e sul fatto che anche la perdita e il lutto possono diventare parte della nostra storia e quindi parte di noi. Libri che riflettono sul paradiso, sull'anima, libri che hanno a che fare anche con delle vicende storiche a noi contemporanee che hanno in un certo senso a che fare con la morte, ad esempio Mediterraneo di Armin Greder, che parla proprio della morte dei migranti in mare. L'ultimo gruppo di libri, che forse sono uno di quelli che io considero più interessanti, che non parlano specificatamente della morte, ma che parlano della vita e che inseriscono il tema della morte come parte integrante appunto di questa vita, come un momento fondamentale, una cosa con cui noi prima o poi dovremo confrontarci. Ecco, la terza parte della mia ricerca, che è una parte che io ritengo molto importante, è quella che io ho chiamato in una rete di infinitesime relazioni, che all'interno del volume si situa tra le due sezioni di cui vi ho appena parlato. Ecco, questa è una parte molto, molto consistente, molto lunga, di sole immagini, in cui io ho voluto riprendere alcune delle immagini, la maggior parte delle immagini di cui ho parlato all'interno del testo, e rimescolarle. E per me era una parte molto importante, perché quello che volevo da questo libro, da questa raccolta, era che, affiancato a un mio pensiero, a un mio sviluppo della narrazione, a delle mie riflessioni, ci fosse anche una parte che fosse lasciata più contemplativa, che fosse lasciata al lettore, che potesse dare vita ad altri pensieri, a un altro tipo di lettura. E questa parte, diciamo, che è stata sviluppata tenendo a mente un po' l'idea della Wunderkammer, quindi la Camera delle Meraviglie, dove vengono raccolti quadri, opere, sculture, materiali diversi nel tempo e anche nella tipologia, e appunto questi materiali vengono raccolti come in un grande contenitore e sono dati a chi ha la possibilità di vederli, di guardarli e di contemplarli, diciamo. Ecco, questo è stato un po' il motivo per cui ho deciso di strutturare questa parte di sole immagini in questo modo. Non ho voluto aggiungere dei testi, perché le immagini sono già spiegate all'interno di quello che è appunto la mia ricerca, il mio pensiero. E ho voluto creare delle relazioni anche tra opere e illustrazioni, immagini anche molto diverse tra loro e molto lontane nel tempo, creare delle relazioni tra storia dell'arte e storia dell'illustrazione e sviluppare, diciamo, un percorso che appunto permettesse di rimescolare tutto quello che era stato detto in precedenza e creare una nuova sequenza. Questi sono alcuni esempi di doppie all'interno del libro. E l'ultima cosa è che, se fossimo stati in Isia oggi fisicamente, io avrei accompagnato, cioè creando un allestimento del libro, avrei accompagnato il libro con il manifesto. Nel manifesto, diciamo che ho voluto riprendere tutte le immagini che sono presenti all'interno di questa lunga sequenza, ed è l'unico, questo è l'unico momento in cui le immagini possono essere viste tutte insieme. E, le immagini qui sono raggruppate per aree tematiche, che è stata un po' la sequenza non esplicitata all'interno del libro con cui io ho appunto sviluppato la narrazione di questa lunga parte di sole immagini, e ad ogni area tematica è affiancata una suggestione, una citazione dal libro Contro la morte di Elias Canetti. Questo perché anche in quest'ultimo momento che affianca il libro, non volevo spiegare troppo, ma volevo appunto dare di nuovo delle suggestioni, dare un'altra possibile lettura di quello che è stato il materiale che io ho raccolto.
In conclusione, i punti appunto su cui per cui ritenevo utile fare questo lavoro di ricerca e di restituzione del materiale sono due. Il primo è il fatto che tutto questo materiale appunto che io ho raccolto restituisca un possibile immaginario con cui noi non siamo più abituati a essere in contatto, che quindi tutte queste rappresentazioni, tutte queste immagini siano regalate, diciamo, al lettore e che entrino a far parte della sua storia visiva, diciamo, delle sue possibilità di relazione. E l'altro aspetto è il fatto che invece quella che è stata la mia ricerca, i miei spunti di riflessione, i libri che ho analizzato, soprattutto nella seconda parte, gli albi illustrati, possano essere un punto di partenza per innescare una riflessione su il fatto che la morte, ma non solo, tanti temi che vengono considerati difficili devono essere recuperati e devono diventare un modo per riuscire a appunto recuperare, parlare, rendere propri determinate tematiche che altrimenti nella società contemporanea non troverebbero il loro spazio. Grazie. Grazie. Grazie, Silvia. Ci sono delle domande? Sì, ne volevo fare io una a Silvia, che in realtà mi sentite? Sì. Ne volevo fare io una a Silvia, che in realtà ne nasconde due. Una parte dall'osservazione che questa parte che tu chiami contemplativa del tuo lavoro, secondo me, è particolarmente interessante perché dà voce alle immagini con un effetto di giusta posizione dove c'entra molto il modo in cui chi le guarda aggiunge un po' del suo bagaglio e della sua conoscenza. E quindi era se ti è mai venuto in mente il riferimento all'Omnemosyn di Warburg, perché trovo la tua tesi molto warburghiana da questo punto di vista, per ciò che riguarda il potere delle immagini, al di là di tutto quello che ci si può mettere dietro come senso. E l'altra cosa è quanto, concludendo questo lavoro, la realtà ha un po' superato il lavoro che stavi facendo, nel senso che poi tutta la questione contagi, virus, epidemia, ma anche questione di migranti, in realtà hanno portato la morte a una sorta di dato di realtà nel panorama visivo che vediamo continuamente, che ci porta quasi ad essere assuefatti a così tanta iperrealtà da questo punto di vista. Allora, sull'aspetto legato a Warburg, sì, nel senso che anche nel manifesto io proprio parto dicendo che l'eredità di Abby Warburg è un'eredità di tipo metodologico e che ci, diciamo, invita a leggere le immagini sotto tanti aspetti e creando quello che è un flusso, diciamo, tra presente e passato, tra vari livelli di lettura diversi, livelli culturali diversi. Quindi sicuramente sì, cioè per me Warburg è un riferimento e in particolare in questo progetto per me è stato appunto una figura onnipresente, nel senso che senza doverlo esplicitare all'interno del libro, eccetera, però c'era. C'era anche perché ormai è in qualche modo parte di me, è stato interiorizzato da me. E quindi la prima risposta è sì, appunto anche nel manifesto, proprio parlando della necessità di non spiegare di nuovo, di non cristallizzare quelle che potrebbero essere le aree tematiche con cui ho analizzato e ho associato più che analizzato le immagini, proprio parlo del fatto che debbano nascere delle suggestioni, debbano nascere delle proprio possibili letture all'interno del lettore che non presuppongono una mia rigidità di pensiero. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece,
Sì, sicuramente la realtà ha superato le aspettative. Il fatto è che c'è anche il modo in cui viene trattata la morte quando si parla di un'epidemia, di contagi, il numero dei morti legati a un virus, eccetera, è sempre molto terrorizzante, cioè è sempre molto spettacolare questa morte. È una morte che entra a far parte delle nostre vite, ma prepotentemente. Invece quello che c'è proprio, diciamo, quello che io di cui parlo all'interno del libro, anche di questo percorso che si potrebbe fare attraverso gli albi, eccetera, è proprio un'azione preventiva. Cioè il fatto che io non voglio terrorizzare i bambini facendoli preoccupare di quello che potrebbe succedergli di brutto nella vita, ma il fatto di riuscire comunque a interiorizzare determinati temi, anche a riflettere su alcune cose che possono fare paura e che poi possono avvenire nella realtà effettivamente, anche se quello che stiamo vivendo adesso è assolutamente a modo suo catastrofico, però possono succedere. È proprio il fatto di parlarne che aiuta ad avere un atteggiamento diverso anche nei confronti di quello che poi accade realmente. E quindi forse, cioè, non dico averne meno paura perché sarebbe una cosa sciocca, però comunque, cioè, tutti abbiamo paura a nostro modo della morte, però comunque c'è differenza tra paura e panico, non so come dire. Grazie. Non so se ho risposto, però. Sì. Già detto tutto con noi. Benissimo, grazie. A voi. Grazie Silvia. Grazie Silvia, bel lavoro. Grazie. Sì, bel lavoro, brava, complimenti. Complimenti, sì. Grazie mille. Volevo farti una domanda, ma hai praticamente già risposto, alla domanda di Tortoglioli. Mi interessava l'aspetto spettacolare della morte. Se lo avevi toccato, se lo avevi considerato. Sì, cioè sicuramente la spettacolarità entra sotto vari punti di vista, perché già nell'analisi che faccio rispetto alla storia dell'arte, c'è ovviamente per esempio le spettacolarità delle morti dei santi, o anche arrivando al contemporaneo, proprio analizzando appunto diversi aspetti della storia dell'arte contemporanea, quello che io avevo evidenziato era una contrapposizione tra una morte più sussurrata, più intima, e invece una morte spettacolarizzata. E diciamo che sì, anche nella storia dell'illustrazione, diciamo che soprattutto quando si aveva meno paura di raccontare anche aspetti che erano legati alla morte, diciamo che la spettacolarità di determinate situazioni sicuramente creava delle emozioni molto potenti anche nello spettatore, anche nel lettore. Quindi sicuramente la spettacolarità in un qualche modo entra all'interno del mio libro, della mia ricerca, e sulla parte degli albi illustrati contemporanei, sulla parte appunto su cui mi sono soffermata poi come un po' il cuore della ricerca, invece meno, perché io l'ho voluta riportare più a una dimensione appunto di confronto e di interiorizzazione, e quindi in quel caso la spettacolarità viene meno perché appunto è meno calzante, diciamo, rispetto a quest'altra parte della ricerca. Grazie. Grazie mille. Allora direi di andare avanti Silvia, con Marella Bessone. E il titolo del progetto della tesi è Il naso tra le ceneri, relatore Alessandro Carrer e correlatore Massacesi. Prego Alessandro. Eccomi, ci sono. Allora, sì, io parto velocemente prima di lasciare la parola a Marella facendo innanzitutto una premessa, nel senso che quando Marella mi ha chiesto di fare con me la tesi, devo dire che
raccontandomi quale fosse la sua idea, cioè quella di porsi fondamentalmente un interrogativo sulla natura e sull'origine dell'immagine. Devo dire, ero francamente un po' perplesso, ecco, no? Poi per fortuna, come dire, nel lungo lavoro che Marella ha fatto, ho capito che probabilmente anche per lei quella sorta di domanda che si era posto lei all'inizio era, come dire, un espediente, ecco, no? Quello che oggi in termini cinematografici, anzi hitchcockiani, chiameremo un MacGuffin, un modo per innescare un meccanismo e generare una trama molto interessante, e soprattutto probabilmente era un espediente per se stessa, no? Cioè, come capita, come accade spesso, e come accade ad esempio agli artisti che Marella ha intervistato all'interno della sua tesi, questo espediente diventa un modo per andare alla ricerca delle proprie radici dell'immagine, per così dire, e diventa un modo per parlare di alcuni temi che sono stati molto cari sia alla storia dell'arte, sia alla storia, alla teoria della fotografia. E quindi Marella parla nel suo progetto fotografico in qualche modo del mistero, dell'ambiguità dell'immagine, e parla continuamente, visto che si faceva prima riferimento a David Warburg, parla continuamente delle ritornanze, no? Cioè la capacità dell'immagine che ha di creare vortici nel flusso della storia. Lascerei però la parola a Marella per raccontare il suo progetto. Prego, Marella. Grazie, ringrazio il mio relatore per l'introduzione. Vi condivido lo schermo. Eccoci. Bene, allora io comincerei a parlarvi della mia tesi partendo da come è nato il progetto. Come ha già detto il mio relatore, alla base c'era la domanda su come fosse nata l'immagine, e per cominciare a trovare una risposta sono partita da un territorio che si trova vicino a dove sono nata, che è la Valle delle Meraviglie. La Valle delle Meraviglie è una vallata che si trova nelle Alpi Marittime francesi a 2000 metri d'altezza. E la sua particolarità risiede nel fatto che sono presenti 35.000 incisioni neolitiche che sono sparse alle pendici del monte, quindi qua, e nella adiacente valle di Fontanalba, che invece è qui sotto. Nella vallata ci sono diversi corsi d'acqua che poi scendono fino al mare vicino appunto a dove vivo. La maggior parte di queste immagini sono delle immagini tauriforme, talvolta con delle corna che diventano a forma di fulmine, talvolta invece che si chiudono quasi come se fosse un cerchio, ma troviamo anche delle rappresentazioni del sole, delle armi, che poi sono le immagini che hanno dato la possibilità agli archeologi di datare queste incisioni, delle stelle, dei reticolati all'interno di ovali, delle spirali e qualche antropomorfo alla cui base comunque c'era sempre un'immagine tauriforma a cui dopo venivano aggiunti elementi per farla diventare umana. Gli archeologi sono riusciti, insomma, a spiegare la natura di queste immagini e del perché fossero lì, poiché hanno capito che si trovava era un sito di religione iniziatica. E questo l'hanno potuto dedurre dal fatto che le immagini si inseriscono in un contesto ampiamente documentato di una religione che venerava il dio Toro, che poi era il dio del cielo, che fecondava la dea della terra, quindi queste due entità sono sempre vicine. E grazie all'analisi linguistica del nome del monte, che separato in due sillabe significa appunto montagna dove si venera il dio Toro e la dea terra. Se quindi, diciamo, inizialmente ho trovato una risposta alla mia domanda per quanto riguarda questo sito, non potevo dire di aver comunque concluso, non mi sembrava di aver trovato una risposta a tutto quello che è il fenomeno molto più ampio dell'origine dell'immagine, e quindi mi sono approcciata a una ricerca che chiaramente aveva a che fare con un tema molto vasto e del quale hanno parlato diverse discipline. Ora non ho chiaramente il tempo di potervele spiegare tutte, ma
ma mi concentrerò più che altro su quegli argomenti che penso che si siano poi rivisti di più dentro al progetto fotografico. Nella metodologia di ricerca posso dire che cominciando da una fonte arrivavo chiaramente a un'altra e così si concatenavano tutta una serie di argomenti e sarà più o meno lo stesso modo con cui vi condurrò a spiegarveli. Partirei quindi dalla concezione dell'uomo e della natura, che è chiaramente la prima e la principale, una delle principali aspetti quando si parla dell'origine dell'immagine. E De Scola parla dell'atteggiamento che l'uomo ha verso la natura, in diversi atteggiamenti. Quelli che mi interessavano di più era il naturalismo, in cui la natura viene vista come un altro al di fuori di se stesso, e l'animismo, in cui invece non si trova una distinzione tra il sé e la natura circostante. Chiaramente parlando di animismo sono arrivata a pensare, a riflettere sul mimetismo, in cui l'essere umano, tracciando le immagini che abbiamo, vede nella natura un soggetto che rappresenta delle caratteristiche che vuole invocare o che vuole assorbire. E lo psichiatra Fandomarus ci ha un po' illuminato sulla struttura logica di queste immagini, parlando di principio paleologico. Un esempio di questo principio potrebbe essere le due frasi: alcuni indiani corrono veloci, gli antilopi corrono veloci, quindi alcuni indiani sono antilopi. Ora, questo potrebbe sembrare un sillogismo, ma in realtà ci spiega che questo è un ragionamento che ha una propria coerenza, è una propria coerenza logica, che si basa non tanto sul principio di identità dei soggetti, quanto del predicato. Ora, chiaramente pensando al mimetismo sono arrivata al doppio, che è un tema altrettanto vasto, e mi sono concentrata più che altro dalla visione dal punto di vista psicologico, e quindi mi sono riferita prima di tutto a Otto Rank, che era un allievo di Freud, che nel suo libro ha analizzato diversi esempi di doppi dal punto di vista della letteratura e del cinema, in cui in sostanza il doppio era sempre un antagonista del protagonista che in certo senso significava, aveva in sé tutte le paure, tutte le tematiche che il protagonista se stesso faceva fatica ad affrontare, e tendenzialmente arrivava quasi sempre alla morte. Questo ha dato il pretesto a Otto Rank di spiegare come secondo lui questi doppi fossero, insomma, il subconscio che c'era al di sotto del personaggio, e quello a cui attingiamo poi anche nel momento in cui ci vogliamo creare qualcosa, nel momento della creazione. Bisogna ricordare però che per quanto riguarda le immagini primitive, l'uomo non ha raffigurato soltanto soggetti naturalistici, ma anche delle forme astratte. E l'archeologo Anati ha proposto di suddividerli in tre diverse categorie. La prima sono i pittogrammi, che sono quelle figure di facile interpretazione; gli ideogrammi, che sono dei segni ripetitivi e sintetici che si documentano, insomma, in tutto il mondo; e gli psicogrammi, che invece sono quelle che lui chiama delle scariche d'energia, che apparentemente sono senza interpretazione. Chiaramente non è detto che per l'uomo dell'epoca non avessero un significato, che però a noi non c'è più chiaro. All'interno di questi psicogrammi troviamo i fosfeni, che sono dei fenomeni di luce che compaiono sul globo oculare quando siamo in uno stato alterato di coscienza, e che gli antropologi Williams e Dawson pensano fossero alla base di queste immagini. Secondo, bisogna ricordarsi che l'uomo non arriva a uno stato alterato di coscienza soltanto tramite l'uso di sostanze, ma anche, ad esempio, nell'ascolto della ripetizione di un suono prolungato, in una danza prolungata, come ad esempio potrebbero essere le immagini della Valle delle Meraviglie, in cui comunque per raffigurare un'immagine che fosse grande quanto una mano ci mettevano un giorno intero, quindi questo poteva portarli, insomma, ad esperire di questo stato.
E parlando di gesto, parlando di ripetitività, mi sono quindi domandata cosa ci potesse essere alla base dell'oralità, che sicuramente era la forma di comunicazione che c'era all'epoca. E l'antropologo Severi, analizzando i primi testi scritti, i miti, le leggende e i riti, è arrivato a poter insomma, rintracciare tre tipi diversi di forme che potevano essere presenti. La prima sono le parole rituali, delle parole che venivano svelate all'adepto soltanto durante un rito, la ripetizione di parole per fare sì che chi ascoltasse si ricordasse quello che dovesse dire o quello che insomma volevano comunicargli, e all'interno della ripetizione il parallelismo mnemonico, cioè un ritorno della parola con però magari inseriti accanto degli aggettivi per fare sì di ricordarsi meglio quello che volesse dire. E quindi secondo Severi la motivazione di queste immagini senza interpretazione risiede nel fatto che l'uomo rappresentava quello che sentiva. Ma nel corso della ricerca mi sono resa conto che non volevo soltanto indagare chi avesse parlato di questo tema, ma anche di chi avesse fatto e di chi avesse insomma studiato e dopo elaborato questo tema. Per prima quindi ho intervistato Claudia Losi, che con grande disponibilità mi ha fatto riflettere su alcuni temi. Lei è un'artista che usa diversi medium per esprimere la sua pratica artistica, e con lei ho parlato principalmente dell'importanza dei luoghi che c'erano nel momento in cui l'uomo all'origine raffigurava delle immagini e della collettività che stava alla base di quel tipo di società. Poi ho parlato con Neonau, che sarebbe un progetto di Sergio Maggioni, che nel 2015 ha registrato un album partendo da dei suoni che fanno i fabbri mentre lavorano al maglio nella suo paese d'origine, che è in Val Camonica. Chiaramente si è ispirato alle raffigurazioni che ci sono nel suo territorio, e con lui ho avuto l'opportunità di parlare della gestualità, appunto della ripetizione. E poi ho intervistato Fabrizio Albertini, che invece è un fotografo che nel libro Radici indaga fotograficamente quello che significa cercare di comprendersi, di analizzarsi partendo dal territorio che si è vissuto fin da piccoli. E con lui quindi ho avuto l'opportunità di capire meglio cosa vuol dire usare la macchina fotografica per esprimersi, e quello che significa poi dopo trarne una sequenza che possa essere esperibile anche per delle altre persone, per chi guarda. Infine ho avuto l'opportunità di parlare con Domingo Milella, che negli ultimi anni si è concentrato tantissimo sulla raffigurazione delle immagini primitive, che fotografa con il suo banco ottico, e con lui ho parlato di quello che per lui significa indagare questo tema, cioè una domanda su cosa sia l'uomo contemporaneo, su quello che significa anche la temporalità, che per lui non è una sequenza di passato, presente e futuro, ma sono tre momenti che si intersecano tra di loro. E perciò grazie a queste conversazioni e alla ricerca ho tratto le mie conclusioni, che forse conclusioni alla fine non sono come diceva il mio relatore, nel senso che chiaramente quella dell'immagine è una tendenza molto ampia e sfaccettata, che ridurla a una sola spiegazione sarebbe riduttivo. E sicuramente quello che abbiamo però potuto constatare è che ha un forte fascino, una forte suggestione su di noi, e forse è proprio il mistero che celano che fa sì che queste immagini siano così ancora potenti. Una cosa di cui mi sono resa conto è appunto che indagare l'origine dell'immagine significa indagare l'origine dell'uomo, sia collettivamente che per quanto riguarda il singolo individuo. Quindi dal punto di vista fotografico sono partita
a fotografare dalla Valle delle Meraviglie, poi diciamo ho quasi seguito il corso d'acqua che ne genera e sono arrivata fino al mare e ho fotografato gli uomini in diversi atteggiamenti anche che hanno verso la natura, ma non volevo che fosse soltanto una documentazione di questo viaggio, quindi ho anche inserito all'interno delle immagini dal mio archivio per poter spiegare ed esprimermi meglio tutta quella serie di concezioni, di concetti che insomma studiando e ricercando ho interiorizzato. E, penso sia tutto, vi ringrazio. Grazie. Prego. Grazie. Sì, intanto ti chiedo subito io una cosa, Marella, così per introdurre, anche perché appunto non essendo lì diventa un po' difficile. Se dai ancora due parole un po' sul progetto fotografico, su come hai lavorato e anche sul prodotto editoriale realizzato, no? Quindi sul discorso della forma libro, come l'hai costruito, come l'hai scelto, eccetera. Sì, allora dal punto di vista fotografico ho cercato di costruire un discorso che penso si divida soprattutto in due filoni principali, ecco, ma credo che forse non abbia neanche troppo senso spiegarlo, perché penso che chi lo guarda possa tranquillamente trarne le proprie impressioni. E ho usato immagini dal punto di vista tecnico sia analogiche che digitali e mi sono appoggiata molto sul linguaggio della doppia pagina, quindi ho cercato quasi sempre di instaurare un discorso tra due pagine, che chiaramente un discorso poi principale in tutto il libro. E per quanto riguarda la forma libro, ho deciso di usare una forma libro abbastanza grande, quindi ho un 24x34 cm, perché essendo comunque le immagini primitive tendenzialmente su delle basi naturali, quindi tendenzialmente pareti di rocce e via dicendo, mi è sembrato la scelta più naturale da fare, insomma, di cercare di rispecchiare questo aspetto per quanto riguardava la pagina. E, sì, ho risposto. Grazie. Sì, sì. Per i colleghi che non hanno la copia cartacea in mano, è fatta molto bene, cioè dal punto di vista della stampa e la parte fotografica. Ecco, quello che mi hanno chiesto di verificare stamattina, ieri, i colleghi di fotografia, le immagini sono trattate molto bene all'interno del libro. Non so, Alessandro, se hai un feedback che ti può servire. No, questo sì, assolutamente, anche perché appunto anch'io il libro non l'ho visto, quindi inevitabilmente non ho la possibilità di toccarlo con mano e verificarne, no, come dire, la bontà su tutti quegli aspetti. Ecco, mi sento di poter dire che in questo caso forse la mancanza dell'oggetto fisico è una mancanza importante, perché tra la visione del PDF e l'oggetto che vedo adesso Jonathan sta sfogliando, come dire, il valore plastico delle immagini, dell'oggetto, penso che siano parecchio del valore anche empatico che il libro riesce a stabilire. Sì, l'unica cosa che si era fatta era una sorta di filmato che credo, non so se voi abbiate visto, comunque possiate... Sì, l'abbiamo visto. Marella sfoglia il libro, ecco, però è inevitabile rispetto a un prodotto editoriale di questo tipo, se non ce l'hai in mano, in effetti perdi il 60-70% del suo, no? Come dire, come dicevi tu, del suo contenuto plastico, che è assolutamente fondamentale. Sì, sì. Marella, volevo chiederti solo una cosa, così, una curiosità. Dicevi prima giustamente della tua attenzione che è concentrata sulla doppia pagina, più che altro, no? Nel senso, c'è un dialogo molto stretto tra le due pagine. E in effetti, sfogliando il libro, risulta evidente, no? Che c'è un legame più forte tra le doppie rispetto poi invece magari al ritmo, quello che precede, quello che segue,
Come hai strutturato invece anche questa successione attraverso le pagine? Ti sei concentrata sulla composizione della pagina, ma poi insomma inevitabilmente si va avanti, per cui come hai costruito questa successione? Ma io l'ho costruita perché partendo da, diciamo, seguendo quasi il filone del doppio, nel senso che nell'inizio della sequenza c'era un po' un'introduzione, credo, dal punto di vista di immagini al tema, e poi c'era, diciamo, la parte più positiva, possiamo dire razionale in un certo senso, e poi a un certo punto anche con la presenza di immagini più scure o anche molto sgranate, quello era una tendenza, insomma, un voler cercare di indagare quello che invece è il sommerso, no? Il viscerale o il primordiale, che comunque era quello che ricercavo soprattutto di comunicare con queste immagini, per poi dopo finire a chiudere questa sorta di cerchio con una sintesi di queste due parti. Grazie. Prego, grazie a voi. Se ci sono altre domande? No, per me... Allora, ti ringraziamo Marella. Grazie. Grazie. Ci vediamo. E, con Giovanna Cagliari, il relatore è il professor Giacobbe, Dia, se pronuncio bene. Già. E quindi prego, Allora, intanto vi racconto come è iniziata questa storia. Io amo la musica contemporanea e mi diletto anche di suonare jazz, ma mai avrei pensato di trovarmi una mattina davanti a un caffè per rispondere alla richiesta di fare da relatore a una tesi che prende spunto dal libro del compositore John Cage che si intitola Silenzio. Il corso di studi di cui sono docente e illustrazione per la stampa periodica. Quindi a consentire a seguire una tesi che parte da Cage con le sue stramberie musicali era come proiettarsi in un viaggio del barone di Munchausen in giro del mondo a cavallo di una palla, di cannone. Oppure uscire in colonne dalle sabbie mobili tirandosi fuori dai capelli. Il lavoro di Giovanna ci porta fuori dal mondo analogico, quello della mano che disegna. Entriamo nell'universo digitale come fu per la poesia futurista, priva di regole grammaticali, ortografiche, punteggiatura, nell'elogio della velocità e della tecnologia. È una scommessa, un rischio come fare braccio di ferro con un gigante fidandosi non certo sulle proprie forze, ma fidandosi umilmente, semplicemente. Difficile quindi fare un'analisi semantica, un'esegesi, un testo critico sul lavoro di Giovanna, che si mostra e si conclude in se stesso. È tutto da guardare, vedere, scrutare, osservare. Bisogna perdersi, ricordare, sentire. È utile ricostruire il percorso che parte ancora una volta da una manciata di parole di John Cage, che dicono: non ho niente da dire e lo sto dicendo. E questa è la poesia che mi serve. Quello che serve a noi è il silenzio, ma al silenzio, serve che io continui a parlare. Ndeja, che è il titolo, è affrontare il vuoto, pieno, saturo, un racconto senza storia, una tesi senza testo. È una forma senza contenuto, è un messaggio senza parole. Il video, che è la parte più importante,
tocca punti sensibili senza lasciare scorie e senza traccia di storia. Immagini di vita astratte, purificate dal racconto per poterle percepire nel vuoto o nel pieno del colore. E infra, raccolto, pescatore, random, caos, poesia, frammenti, è andare fuori tema per cogliere il senso più profondo dell'atto di illustrare. È autonomia e libertà artistica. Scomporre la sostanza per ricomporla, per ripartire da zero. Che cosa fanno le immagini? Illustrano? Ma non abbiamo già troppo da guardare? Voglio ringraziare Giovanna per avermi scelto come relatore. È stato un cimento difficile ma appassionante, come un'avventura. Vai Giovanna. Salve a tutti. Mi vedete? Sì. Ok. Grazie al mio relatore per le parole che ha speso per me. E effettivamente... la mia tesi non ha quasi nessuna traccia di parola, anzi la parola diventa quasi un po' un'immagine nel mio caso. E in tutto il percorso avevo molto chiaro l'idea di terminare questa lunghissima scivolata su ghiaccio con un video che avrei mostrato in maniera fisica in una stanza buia, semibuia, e proiettato su grande dimensione, in modo tale che la luce di cui stesse fatta l'immagine fosse anche fonte di luce per la stanza, fonte di luce per noi. E quindi, essendo la nostra situazione online, vorrei chiedere a tutti voi di aiutarmi appunto a portare a termine questo progetto. Persa? L'abbiamo persa? Sì. Interrotta. Ecco, è saltata la connessione. Tornato. Ecco, mi sentite ancora? Sì. Sì. Ok, perfetto. E niente, quindi per concludere appunto questo lungo lavoro di ricerca, diciamo, e di fabbricazione, vorrei farvi vedere assieme a me questi 10 minuti di video. Ho chiesto a ciascuno della commissione di poter avere una propria copia di questo filmato, proprio perché le possibilità di connessione che ho sono abbastanza deficitarie, anche la piattaforma che utilizziamo è abbastanza deficitaria per il peso abbastanza eccessivo del materiale che ho mandato. E quindi chiedo alla commissione se è possibile iniziare ciascuno per conto proprio la visione del filmato, mettendo in versione muta la propria postazione, in modo tale che il vostro audio non vada ad influire con l'audio degli altri. E se avete degli auricolari sarebbe una cosa meravigliosa, in questo modo gestiremo l'audio, che è una parte altrettanto importante. Per tutti quelli che non hanno la possibilità di avere il video scaricato nelle proprie mani, condivido adesso lo screenshot del link a cui è possibile a cui è possibile appunto accedere. Scusate un attimino. Ok. Adesso vedete il mio schermo, giusto? Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, questo qua è il link al quale è possibile accedere per vedere appunto questo video in diretta, anche nella forma Vimeo. È sufficiente posizionare la manopola 540
alla qualità del 540 in modo tale che l'immagine venga alla risoluzione più indicata. Ecco, vi lascio alla visione a questo punto. Sempre con la modalità muto del proprio dispositivo, se è possibile per voi.
Io ho finito di vederlo. Sì, anche me. Bello, molto. Complimenti. Io ho finito, ma non vedo più Jonathan. Eccolo. Ci siamo. Sì, sì. Bene, mi sa che... Siamo tutti qua. Posso... Puoi continuare, Alessandra. Giovanna, eh? Ok. Niente. Vi chiederei di liberarvi dalla versione muto allora a questo punto, in modo tale che si possa avviare la discussione. E, una cosa particolare che è appena successa nel frattempo che stavate ad osservare il video, si sono creati 10 minuti di silenzio puro anche nella rete ISIA, nel canale YouTube, e quindi abbiamo in qualche modo omaggiato Cage nello stesso modo. Questo del tutto inaspettato. In ogni caso, appunto il video è la parte principale della mia ricerca. E, assieme al video sono compresi questi due libri che voglio far vedere tra le mie mani adesso, giusto? Perfetto, grazie mille, perché la fisicità proprio a contatto, secondo me, è molto importante in questi libri. Quindi ho tentato di fotografarli, ma obiettivamente per la loro fattezza hanno sempre una versione nuova ogni volta che li fotografo. Quindi adesso condivido lo schermo un'altra volta per farveli vedere. Ok, quindi qua adesso vedete il mio schermo. Sì. Bene. Niente, allora abbiamo questi due libri che accompagnano questo video. Il primo libro, appunto, racchiude tutti i frame principali del video. Sono 500, sono scelti a spazi temporali più o meno affini, obiettivamente scegliendo ogni singola immagine, chiaramente. E la sensazione che si ha è appunto uno sfoglio molto saturo, molto colorato, pieno di immagini, di riferimenti che stanno assieme, non si sa bene per quale preciso motivo, però compongono questo libro che è una pittura dall'inizio alla fine, tant'è che quando abbiamo delle scritte, queste stesse scritte talvolta escono addirittura dalla pagina, quindi sono proprio utilizzate nella loro situazione d'immagine e vengono addirittura tagliate. Per la commissione ho preparato un video per lo sfoglio che penso abbiate avuto la possibilità di guardare, e solo per appunto ricordare l'importanza che per me ha avuto la questione proprio oggettuale di questo libro e il fatto che tutta questa pittura e tutto questo colore fosse la chiave fondamentale di questo libro era assolutamente essenziale, tanto quanto era essenziale una proiezione luminosa nello spazio.
E appunto qua abbiamo delle pagine, appunto dei frame. E talvolta abbiamo delle situazioni più che giocano anche sempre fisicamente a contatto sia con il video da cui appunto sono tratte, sia con l'ambiente. Ad esempio questo frame è una pagina del libro e si evidenzia questa piccola riflesso di luce. Nello sfogliarlo questo riflesso viene quasi non notato, proprio perché può capitare che si abbia l'impressione che sia lo stesso materiale del libro a riportarlo. Quindi si ha una continua entrata e uscita fiction, non fiction, all'interno del libro e all'interno del video, nello stesso modo. Perché non funziona più? Ok. Le uniche pagine bianche sono rarissime, appunto perché tutto è completamente saturo, tant'è che non abbiamo neanche un titolo di copertina, non ci sono parole. L'unico spazio bianco, appunto, richiama il bianco presente appunto nel video, quindi lo stesso materiale bianco ha di per sé un peso specifico differente, ecco. Accompagna il volume, appunto il prodotto editoriale principale, è accompagnato da questo piccolo volumetto che in realtà è stato fatto appunto per la tesi e raccoglie tutte le esperienze che ho attraversato e che ho digerito e rielaborato appunto per fare il... per costituire appunto la mia personale rielaborazione in qualche modo. E quello che ci tenevo a dire è che appunto questo libretto funziona proprio come una ulteriore camminata, corsa o raccolta di immagini che sono solo in superficie, quindi non c'è una volontà di andare al di sotto della pelle delle immagini. Questo per me è stato fondamentale. Difatti vorrei citare un libro che ho deciso in questo momento di citare in realtà, ed è il libro di Federico Ferrari, L'insieme vuoto. E leggendo, il mondo immagine ha certamente a che vedere con il mondo concepito come immagine. E qua nella pagina seguente risponde anche qualche domanda di Mariella sull'homo figurans. Quindi mi sembrava appropriato leggerlo anche in questo momento. Allora, il mondo concepito come immagine, come lo chiamava Heidegger, anticipando e andando oltre la società dello spettacolo. Il mondo immagine è un mondo in cui la cosa sta così come noi la vediamo, in cui la cosa è totalmente esposta e non rinvia più nient'altro dietro la sua evidenza, esattamente così, nella superficie. Ed è in questo senso che il mondo immagine non è una raffigurazione del mondo, ma il mondo concepito come immagine. Abbiamo bisogno di una scrittura paradossale, una scrittura che ci porti fuori dalla falsa alternativa tra cosa in sé e apparenza, tra autentico e inautentico, tra arte e tecnica, tra mondo e immagine, tra visibile e invisibile, che ci porti quindi anche fuori di sé, non altrove, ma sulla superficie, sulla pelle delle cose. Nella fuga, nessun estetismo, ma un riportare tutto, davvero tutto, a portata dei sensi. Ecco, qui chiudo questa citazione e sfoglio velocemente il piccolo libro. Grazie, Anna, se riusciamo a concludere. Ah, sì, allora abbiamo già concluso. Va bene così. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Sì, posso chiederti qual è la relazione tra, diciamo, il video e il tomo principale? Cioè tu li hai concepiti come due elementi complementari, come due elementi indipendenti, l'uno è la traduzione dell'altro in termini di prodotto editoriale? Allora, è nato come un'esigenza di traduzione
proprio per una permanenza fisica di questo video. In realtà hanno due entità separate, nel senso che secondo me questo libro appunto può vivere di per sé stesso. È una, tra l'altro penso anche un forte riferimento nella mia testa, poi non credo sia assolutamente riuscito perché è assolutamente lontanissimo, da un libro di Tillmans che raccoglie appunto la sua, una mostra insomma, e ne tratta sia sia le immagini raccolte sia una personale visione di questa mostra, quindi anche questo tra libro... Tra l'altro citi, se non ricordo male, nel libretto piccolo, giusto? No, però, apprezzo che lei l'abbia, nel senso abbia chiarato questo collegamento. E quindi di per sé, secondo me, questo libro ha un valore che può trovare esistenza di per sé stesso, ecco. La cosa che ho fatto è semplicemente stata raccogliere tutti i frame, cioè una scelta di frame a una distanza regolare, quindi 500, quindi chiaramente scegliendo le immagini che avevano la dignità di stare in una pagina piuttosto che immagini che non l'avessero. E ho deciso però di tagliare il formato di queste pagine, cioè nel senso di questo frame, perché se avessi preso il frame singolo e l'avessi messo direttamente in un libro, sarebbe diventato un libro quadrato. E quindi non sarebbe più stato un libro, sarebbe stata la traduzione di questo video. Invece io volevo proprio che fosse un libro, tant'è che me ne sono proprio fregata quando il testo proprio oltrepassa in certi punti, il testo del video oltrepassa proprio il limite della parte. Formato del libro. Quindi proprio una scelta di voler trattare tutto quanto questo come oggetto, come cosa di per sé. Ecco, questo è stato. Grazie a lei. Grazie. Ah, scusa, prego. Invece volevo sapere per il libro piccolo, che a un certo punto ho detto che il libro è stato fatto per questo. E allora è stato fatto per questa occasione, nel senso che l'altro è un'esperienza artistica e invece il libro piccolo nasce in relazione alla tesi, o invece è un'altra narrazione che è un pre rispetto a quello che invece è diventato il video e poi il libro? Allora, esattamente, dicevo appunto differenti perché lo sguardo è differente, nel senso io li metto assieme, hanno una tattilità simile, difatti mi ero chiesta se separarli nettamente anche come oggetti. Alla fine ho deciso di no, perché mi sembrava che anche già l'immagine di per sé parlasse. In realtà appunto il libro piccolo ha quasi proprio una questione diaristica, quasi una narrazione questa. Una narrazione vera e propria. Difatti sono state raccolte, riorganizzate, quindi non esattamente nell'ordine in cui le ho trovate, però quasi esattamente nell'ordine in cui le ho trovate, queste immagini che sono state direttamente screenshottate da YouTube e da tutte le cose che ho osservato, principalmente YouTube in effetti. Tant'è che hanno la data, cioè nel senso il riferimento proprio puntuale del passaggio, diciamo, e anche queste hanno una grafica molto sgranata proprio perché ricordasse in qualche senso questo mio appropriamento, ecco, in debito di queste pagine, di queste immagini internet, ecco. È un diario di bordo. Potrebbe essere proprio un diario di bordo. La copertina è il primo grande furto. Perché è un'opera, quella che si vede allo sfondo di questa persona è un'opera che, sì, vabbè, Atlas, ma in realtà l'ho presa proprio perché aveva a che fare appunto con una questione proprio, in questo caso, narrativa a livello di contenuto, perché si tratta proprio di una proiezione che coinvolge direttamente lo spettatore.
ed è una parte di un video che riprende quest'opera di Atlas, ed è uno spettatore che guarda l'opera. Ecco. Quindi... No, grazie, no, infatti mi interessava questo aspetto perché prima si parlava di una dimensione di immagini in una concezione quasi antinarrativa, mentre invece questo piccolo libro dà il senso invece di una forma in cui la narrazione esce, per cui due visioni, due modalità di racconto. Complimenti. Sì, grazie mille. Sarò sincero, come sai, so esserlo. No, a parte la citazione, no, assolutamente. Allora, ho letto nelle reference testuali che hai inserito nel video e nel volume che citi due artisti abbastanza distanti tra loro, Luciano Fabbro e Laurens Wiener, quindi un artista, diciamo, rappresentante dell'arte povera, un altro invece di una certa arte concettuale. Sì. Come mai questa scelta? E visto che stiamo parlando di, come dire, esponenti oramai definiti, insomma, nei libri di storia dell'arte, certo. No, non ho visto in che modo, ma ho letto la parola Chris Marker, e visto che si sta parlando di scrittura all'interno di un video, qual è, come dire, il tuo riferimento rispetto alla sua prassi, che mi sembra, come dire, essere un riferimento importante. Non ho capito questo discorso dell'Atlas, cioè ti riferissi a Charles Atlas o all'Atlas di Richter? Perché a un certo punto, rispetto a tutta una serie di cose che ho visto a livello iconografico, ho assolutamente pensato a lui, quindi ero curioso come... come dire, in entrambi i casi Atlas fosse valido da questo punto di vista. È curiosissimo che apra queste possibilità di lettura, in effetti. Io riferivo a Charles Atlas, ma non volevo quasi citarlo, nel senso proprio perché volevo rubare questa immagine, che è lo spettatore che guarda questa cosa. E, invece per quanto riguarda Fabbro e Wiener, sì, sono assolutamente due mondi assolutamente separati, cioè separati, due mondi, uno il controcanto dell'altro, in effetti, proprio due climi culturali differenti, penso. E, riportavo Luciano Fabbro, in questo video ho fatto riferimento specifico ad un disegno, tra l'altro, che è stato presentato nella mostra dei disegni alla Gamet di Bergamo nel 2014 e facevo riferimento a lui proprio perché tutta la sua concezione di disegno che era tra l'altro interpretata come una specie di omaggio continuo a chi gli stava intorno, scusate. E quindi venivano fatti questi disegni da regalare spesso e di una sintesi, insomma, incredibile e venivano accompagnati da queste piccole frasi o piccole dediche, insomma, o titoli stessi che rendono ancora più potente i pochi segni che lascia sul foglio. Quindi qua la parola di Fabbro è presa all'interno di un contesto che è diverso appunto dalla scrittura sui muri. Quella ha proprio più un riferimento fortemente americano, direi. Quindi se da una parte abbiamo appunto un approccio che è molto più... in cui appunto il materiale viene preso per poi essere rarefatto nei termini anche della sua simbologia, dei suoi significati, e in una maniera molto lirica. Lo stesso capita appunto, io dico Wiener perché sbaglio sempre, ma lo stesso, una cosa analoga viene fatta con lui, però c'è sempre questo atteggiamento concreto molto più forte, molto più evidente, molto più legato, diciamo, a una dimensione molto più concreta che a una dimensione simbolica, quasi. È molto più tautologico, come dire. Non so se ho risposto alla domanda.
o forse ho chiara la differenza nella mia testa, forse no. Invece per quanto riguarda Sansoleil, è stato sicuramente il... era la terza cosa che mi ha chiesto, è stato sicuramente uno dei riferimenti maggiori, perché poi, essendo tutto partito dal mio desiderio di disegnare e scarabocchiare su della musica, santissima tra l'altro, poi in realtà la ricerca ha portato avanti su strade differenti e a un certo punto ho incontrato... appunto Sansoleil è stato la chiave un po' di svolta nel modo proprio di affrontare questo racconto, non racconto, cioè anche lui è assolutamente inclusivo io prendo come riferimento Sansoleil ed è assolutamente inclusivo, è meraviglioso, no? Ecco. Scusate. Grazie. Prego, grazie a lei. Ci sono altre domande? Bene, grazie Giovanna. Grazie a voi. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie davvero, grazie a lei. Col cuore. Bene, colorito Michela? Ecco io? Sì, il datore la professoressa Sola, mangia tutto altrimenti avrai il gender, di colorito Michela. Lascio la parola a Silvana. Allora, il lavoro di Michela è un lavoro, è una tesi di un triennio, è una tesi che lavora su una domanda, cioè si indaga una serie di elementi e giustamente finisce nella realtà nel porsi altre domande. Qual è il lavoro di indagine? Il lavoro di indagine di Michela parte dal termine gender, parte dalla teoria del gender, dalla finta e dalla fantomatica appunto teoria che si è costruita partendo da questo termine che è stata mediaticamente molto forte in tempi recenti, per andare invece a indagare su un concetto di identità. E dentro appunto all'indagine del concetto di identità ci sono tutta una serie di elementi, per cui costruita in qualche modo un po' come una sorta di caleidoscopio che mette in evidenza alcuni aspetti e gli altri si riserva di poterli indagare in una dimensione del dopo. Dentro c'è l'aspetto appunto della censura che è stata fatta partendo appunto dalla fantomatica teoria di cui si diceva prima, fatta dal sindaco di Venezia sui libri che sono stati ritenuti lesivi dell'idea di famiglia e anche lesivi del concetto tra virgolette legato allo stereotipo di identità. E una serie di altri elementi fino ad arrivare ad un momento invece di una riflessione e di confronto con un'editrice che ha scelto nella propria politica editoriale di avere degli aspetti appunto legati a un concetto di diversità di genere che superi l'aspetto biologico e entri di più in una dimensione culturale. La parola a Michela. Grazie mille per la presentazione e volevo ringraziare la professoressa anche per avermi seguita e cogliere l'occasione per ringraziare anche il mio correlatore, la professora Marcello Signorile. Pulite lo schermo. Non so se si vede. Si vede? Sì, si vede. Okay. Vorrei partire parlando per esempio del titolo. Mangia tutto altrimenti arriva il gender, è un po'
la caricatura di un modo di dire che conosciamo bene, che appunto mangia tutto, altrimenti arriva l'uomo nero. In questo caso appunto il gender prende le sembianze dell'uomo nero, quindi una figura oscura che non ha una forma ben predefinita e che però nonostante nessuno l'abbia mai vista fa molta paura. Ma perché il gender appunto fa così tanta paura? Alla fine gender non è altro che una parola. Come dice Manuela Manera, una linguista che da tempo si occupa di linguaggi di genere, la parola gender è stata inserita nel linguaggio italiano come un forestierismo, quindi una parola straniera, che però è una parola opaca, una parola che non è stata tradotta e una parola che, dato che significa tutto e niente, può diventare una tabula rasa su cui scrivere quello che si vuole e argomentare nel modo che si vuole per portare avanti una tesi oppure l'altra. La mia tesi, ho cercato di organizzare la mia discussione come ho organizzato anche la mia tesi, dividendola in tre parti principali che ho identificato con tre verbi che sono state le azioni che ho fatto durante la mia ricerca. Quindi spiegare, decostruire e ricostruire. La prima cosa che ho fatto è stata appunto, come ha detto la professoressa, è stato cercare cosa significasse gender, quindi mi sono rifatta gender studies, quindi dovremmo andare indietro nel tempo di qualche decennio. I gender studies sono stati gli studi portati avanti da intellettuali e studiose femministe intorno agli anni 70. E in quegli anni appunto vari studi hanno messo in evidenza che oltre alla componente biologica nella crescita di un individuo, nella formazione dell'identità di un individuo, c'era anche una componente più performativa, sociale, che permetteva all'individuo di assolvere alla sua figura, diciamo, di uomo o di donna. Nella ricerca ho approfondito meglio questa parte, però appunto, diciamo, come afferma anche Mira Busoni in genere, sesso, cultura. Il sesso biologico e il genere non sono collegati, o almeno non nel modo in cui lo intendiamo noi. Anzi, quasi potrebbe essere rovesciata la cosa. E quasi il sesso biologico potrebbe essere basato su quello che noi intendiamo per genere oggi. La ricerca delle informazioni. Volevo parlare di questa parte della ricerca perché è stato un momento abbastanza complesso durante la mia ricerca, perché inizialmente non riuscivo a trovare molto, però appena mi sono inserita nella discussione di gender studies sono stata letteralmente sepolta da informazioni, ricerche, studi, per la parte storica molti libri che sono stati pubblicati, mentre per la parte più contemporanea, per quanto riguarda la teoria del gender, più che altro ho trovato degli articoli oppure su cose che sono state pubblicate molto recentemente, ma non edite, ecco. E questo per spiegare come in realtà la questione degli studi di genere abbraccia molti ambiti della conoscenza, non può essere ridotta, come è stato fatto, a una semplice parola non spiegata, non contestualizzata. E sono studi che hanno abbracciato la sociologia, la medicina, come abbiamo visto, l'antropologia e anche la linguistica. E per portare avanti la mia tesi mi sono servita di alcuni elementi nell'impaginato che mi hanno aiutata nel non lasciare vaghe alcune cose, alcune informazioni, quindi le note bibliografiche e il glossario alla fine. Pensavo fosse interessante inserire un piccolo glossario in cui spiegavo dei termini che ho usato che magari non possono risultare oscuri a qualcuno, come appunto la questione del sesso biologico oppure la parola queer, che sono termini che sono stati integrati nella nostra cultura e magari appunto non sono conosciuti bene. Appunto questo l'ho fatto per non rischiare di commettere lo stesso, diciamo, errore che è stato commesso ultimamente, del usare i termini in modo improprio e quindi toglierli dal contesto e usarli per creare delle armi discorsive. Quello che è successo per esempio nell'ambiente vaticano. E qui si introduce la seconda parte della mia ricerca, che è stata quella di decostruire un po' la trappola dialettica che è stata creata in ambienti vaticani per mantenere, diciamo,
uno status quo. Quindi quelli che sono i gender studies sono diventati in realtà degli slogan quasi, quindi si parla di teoria del gender o ideologia gender, tutti slogan che appunto non vengono spiegati, non si è ben capito cosa siano. E il processo di deformazione della questione del gender, diciamo del processo che ha portato gli ambienti vaticani a parlare del gender, può essere suddiviso in tre momenti fondamentali. La prima parte è quella che abbiamo accennato, il concetto di genere della sua storia, delle sue lotte politiche e dei motivi che hanno portato molti studiosi a parlare di questo concetto per permettere a molte donne, per esempio, di staccarsi da quello che era il loro corpo e la loro biologia, che le teneva legate, diciamo, a un tipo di vita molto stereotipato, standardizzato, che magari le rendeva anche infelici. La seconda parte è stata invece inserire appunto la parola gender, senza appunto averla spiegata, all'interno di contesti che nella nostra cultura sono ben integrati e che ben conosciamo. Quindi è stato inserito l'argomento gender all'interno di frasi come famiglia tradizionale, la mamma e il papà. E la parte finale penso sia la parte un po' più grave, quella appunto, appunto dell'atto di censura che è stato fatto, perché in realtà ci sono stati vari momenti prima della censura dei 49 libri. Per esempio nel 2014 l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha proposto un progetto che si chiama Educare la diversità nelle scuole, in cui sarebbero stati distribuiti degli opuscoli in cui si parlava appunto di minoranze sessuali, e il cardinale Bagnasco, per esempio, si è detto contrario a un progetto del genere, perché appunto la scuola non dovrebbe essere infarcita di queste strane ideologie a noi sconosciute. E ci sono stati altri atti di censura fino ad arrivare alla lista che ha catturato la mia attenzione in realtà da più di un anno quasi, perché ho iniziato questa ricerca anche in parte in personale inizialmente, e l'ho realizzata anche per dare delle risposte a me stessa. Sono arrivate, non lo so bene, sicuramente sono arrivate, come diceva la professoressa, tante altre domande, e un po' anche per mettere insieme tutta questa questione, perché non ho trovato in giro delle pubblicazioni che riuscissero a rendere univoca questa faccenda. Il problema dei 49 libri incriminati, ecco, mi sono chiesta ad esempio perché proprio 49 e perché sono di natura così varia, perché in realtà i libri all'interno hanno come filo conduttore solo la questione della diversità, ecco. E ho scoperto che questa lista in realtà esisteva. È una bibliografia che è stata affiancata a un progetto, Leggere senza stereotipi, un progetto del 2015 che è stato fatto da Le Scosse, la Casa delle Donne di Roma. Loro sono soliti organizzare dei progetti simili per la sensibilizzazione, l'educazione alla diversità. E hanno fatto anche progetti sul corpo, ho scoperto intervistando la direttrice della casa editrice 79, con cui loro hanno anche collaborato, e questo era semplicemente uno dei tanti. Il problema è arrivato appunto quando è arrivato all'orecchio di rappresentanti di estrema destra, potremmo dire, o persone, forse filo cattoliche molto integraliste, e quindi il progetto è stato ritirato. Questi libri in qualche modo sono arrivati anche nelle scuole, ma in realtà appunto parliamo di libri che non sono libri contemporanei, ci sono anche libri molto importanti per il panorama di illustrazione a livello internazionale. Ci sono per esempio tre libri di Leo Leoni, Bezzettino, Guizzino e Piccolo Blu, Piccolo Giallo, che hanno, soprattutto Piccolo Blu, Piccolo Giallo, che hanno scritto la storia del mondo dell'illustrazione, potremmo dire. E tre in realtà sono i libri che hanno fatto un po' storcere il naso a qualcuno, che sono tre libri che parlano di omogenitorialità, ma solo tre libri su 49, in questi libri che si parla di neurodiversità, si parla di bullismo, e sono tematiche molto importanti, ecco. Operare una censura del genere in un paese come il nostro, in una democrazia come la nostra, l'ho trovato una cosa alquanto, mi ha fatto venire i brividi, ecco, anche perché il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza dice questo del progetto che è stato censurato.
testi e immagini dei libri per l'infanzia offrono spesso una rappresentazione stereotipata dei generi, che non tiene conto dei profondi cambiamenti che hanno attraversato la nostra società negli ultimi decenni. Il progetto Leggere senza stereotipi parte da questa consapevolezza, nel tentativo di superare una tendenza molto diffusa nel nostro paese, presente anche nella maggior parte dei libri di testo delle scuole primarie, e proporre invece una cultura libera da stereotipi che valorizzi le differenze tra i generi. E sinceramente penso che sia uno dei, sia un progetto molto valido, non ho ben capito il problema della censura, semplicemente forse per mantenere uno status quo. Diciamo questi libri, il problema si era un po' tranquillizzato finché il sindaco di Venezia, durante le elezioni, prima di diventare appunto sindaco di Venezia, si era proclamato al piede di questa crociata contro il gender e ha riportato a galla questi libri. Allora mi sono chiesta, nell'ultima parte della mia tesi, come affronta il mondo dell'editoria questo problema del gender, perché in realtà poi questa etichetta è stata applicata anche a altre pubblicazioni successive, perché questo gender veniva trovato un po' dappertutto, quando faceva comodo trovarlo. E quindi ho trovato, grazie anche alla mia relatrice, la casa editrice 79, che è una piccola realtà nata nel 2013, una realtà italiana interamente dedicata alla lotta contro la discriminazione e la violenza di genere. E ho deciso di chiedere alla direttrice, Monica Martinelli, di poterle fare un'intervista che ho scritto per intero all'interno della tesi, perché penso siano stati toccati dei temi molto interessanti. E tra questi un tema che diciamo mi ha portato a realizzare il progetto finale è stata appunto la questione della prospettiva di genere. La casa editrice non vuole appunto riscrivere la storia, vuole semplicemente cambiare, diciamo, un po' il punto di vista e far vedere che la storia delle donne, per esempio delle minoranze, è un po' diversa rispetto alla storia dell'uomo che è stata scritta. E quindi mi sono chiesta come fanno loro a parlare appunto di queste questioni, sia i bambini che gli adulti. E loro hanno varie collane, ok, però fanno per esempio letture ad alta voce e laboratori. C'è un piccolo problema però, perché loro hanno uno spazio molto ridotto e spesso appunto la direttrice non ha modo di organizzare questi laboratori. E quindi mi sono chiesta perché non realizzare appunto una proposta di laboratorio che possa essere utilizzata appunto dalla casa editrice per far creare qualche laboratorio ai bambini. Infatti ho pensato appunto di realizzare una cartella laboratorio con cui poter far lavorare non solo i bambini, in realtà può creare chiunque diciamo l'elaborato. Alla fine ho pensato qual è il modo migliore per parlare di sé attraverso la gestualità, e ho pensato alla questione dell'autoritratto, disegnare il proprio viso e magari disegnarlo in serie e vedere i cambiamenti che ci sono da un disegno all'altro. In realtà appunto ho pensato di non usare il segno, ma usare una tecnica difficilmente controllabile per mettere in evidenza, cioè per avviare un ragionamento per esempio sulla questione dei difetti che possono diventare pregi rispetto a una rappresentazione o un'altra, oppure il fatto che si possono rompere delle aspettative rispetto a una rappresentazione, la seguente, quelle aspettative che si hanno nella testa in realtà quello che succede nella realtà. E alla fine è uscito questo progetto in cui ci sono delle brevi indicazioni e la persona può prendere delle carte colorate, le strappa, prende dei fogli bianchi, li mette sopra la sagoma del viso messa al centro della cartella e crea il suo volto. Un'ultima indicazione dice che si possono conservare all'interno della cartella e mettere da parte. La direttrice della casa editrice mi ha detto, per esempio, che loro hanno organizzato già dei laboratori qualche anno addietro su un albo illustrato girotondo. Alla fine di tutto hanno fatto un libro unitario per tutti i partecipanti, che è stato distribuito a tutti i partecipanti con le proprie opere dentro. Pensavo di proporre un qualcosa di molto simile. Come ha detto la mia relatrice, in realtà si sono aperte molte più domande rispetto alle risposte che sono riuscita ad ottenere, ma il panorama appunto che mi si è stagliato di fronte era davvero immenso e infinito. E ho cercato di dare una risposta personale, che è una risposta visiva,
a un problema linguistico, quindi con tutte le barriere che ci sono state, i problemi di discorsi, trappole dialettiche, forse è proprio nel visivo che si può trovare, diciamo, una soluzione a questa questione del gender. E ho chiesto ad alcune persone, prima che ci fosse tutto il problema del coronavirus, di realizzare alcuni autoritratti. Questi sono alcuni dei risultati che sono usciti, ecco. E vorrei concludere la presentazione con la frase di un albo illustrato che parla appunto di identità, di ricerca della propria identità, che è questa. Io non sono sempre stato io, prima di essere me non ero dentro me, ero altrove, altrove tutto tranne me. Solo poi sono diventato veramente io. Ho scoperto un paese, la sua capitale è il mio cuore, questo paese si trova dentro me. Grazie. 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 Io sono già all'opera. E Michela, volevo chiederti, quei ritratti che tu hai fatto vedere adesso, gli ultimi, sono frutto di laboratori che sei riuscita a fare prima che si chiudesse tutto? Quindi... Allora, purtroppo un laboratorio no, però ho messo a disposizione questo progetto di alcuni amici e loro sono riusciti a realizzare questi ritratti, ecco. Semplicemente con le indicazioni che erano scritte sul progetto. Quindi sono persone della tua età più o meno che l'hanno fatto? No, no, ero curioso di sapere come se per caso è riuscita a lavorare anche con invece persone più giovani, di età più giovane. Purtroppo ancora no, perché non ho avuto modo di metterlo in atto, però ho intenzione di farlo nella... virus volendo in un futuro. Beh, puoi sanificare le cartelle e spedirne un po' in giro. Volendo. Cioè, forse il virus sulla carta non si trattiene così tanto. Dura un giorno, 24 ore sulla carta, quindi sì. Va bene. Potrebbe fare. Va bene, bel lavoro comunque. Grazie. Contributo. Michela, sì? Ho sperimentato, non ho attaccato perché non ho materiale, ma ho approfittato di creare il mio personale ritratto. Uh-huh. Oddio, bellissimo. Però ce ne devono essere altri per poter creare la comparazione, ecco. Esatto. È anche una questione di fluidità, ecco, accettare le differenze tra un disegno e l'altro e anche di collettività, perché poi tutti i volti verrebbero messi tutti insieme in serie per notare le differenze e poter accettare anche queste differenze tra le varie personalità, ecco. Beh, in realtà Giuseppe e Jonathan, la vostra immagine con le mascherine assomiglia abbastanza ai ritratti di Michela, non è così diverso. Verissimo. Michela, bel lavoro, è piacevole tenere la cartellina in mano. Grazie. Abbiamo almeno la sensazione di avere un materiale, un progetto caldo, vivibile, un qualcosa che ti dà la sensazione di poterci interagire. C'è un'altra scelta dei materiali, quello che hai applicato come illustrazione, come grafica, come semplicità anche delle informazioni che hai dato sulla cartellina, dà un'usabilità interessante al progetto. Grazie mille. Perfetto. Sono altre domande? Direi di procedere con Sebastian De Bellis in International Anthology, relatore Francesco Valtolina, prego. Francesco. Ciao Michi. Ciao Michi. Buongiorno. Non vedo Sebastian, vabbè, sarà di qua. Va bene, comunque, cercherò di essere succinto, semplicemente una premessa che mi sembra doverosa,
probabilmente è più importante di quanto non sia poi parlare nel merito di quello che è l'ambito di ricerca di Sebastiano. Sebastiano è uno studente del triennio, lo conobbi qualche anno fa perché si offrì volontario nel mio corso come studente. Seguì quindi il mio corso, che è design editoriale all'interno della specialistica in editoria. A distanza di anni, Sebastiano mi ha chiesto a questo punto, non è così lontano nel tempo, di essere relatore di questa ricerca. A me ha affiancato un profilo, quello di Chiara Figone, come correlatrice di questa tesi, alla quale va il mio ringraziamento in diretto per il grande supporto che ha dato alla ricerca. Chiara Figone, che ha un profilo, dal mio punto di vista, importantissimo nel panorama del designer donna, se ha senso parlare di categorie sessuali, italiane, una designer che a un certo punto della propria carriera, appunto, in una maniera assolutamente allineata con quello che è il tema della tesi, diviene publisher di un progetto piuttosto stratificato che si chiama Archive, con una sede a Berlino. Ultimo step, Sebastiano per la sua ricerca individua 14 casi studio, che sono sostanzialmente 14 player tra i più importanti a livello internazionale, quindi studi, designer individuali, che sono diventati via via o hanno ridefinito il proprio ruolo professionale, come dire, dedicandosi al publishing. All'interno di un discorso molto più ampio e assolutamente contemporaneo, nel quale appunto si sta assistendo sempre più a una dimensione fluida della professione del designer, no? Per cui gli ambiti di ricerca non sono semplicemente la progettazione, come dire, nella sua accezione più classica, ma sono di diverso tipo. Ecco, ho detto che è importante fare questa premessa perché come dire, spesso si è detto che le tesi del triennio sono, come dire, riuscite nella misura in cui sono una dichiarazione di intenti, no? Una sorta di, come dire, statement di quello che sarà poi l'ambito di ricerca nel quale si specializzeranno, magari a livello accademico, magari a livello professionale. Beh, mi sembra che il messaggio sia chiarissimo e, come dire, poi lascio la parola a Sebastiano per raccontarvi la sua ricerca, ma ne sottolineo la professionalità e soprattutto la voglia di andare appunto a cercare degli interlocutori assolutamente presenti all'interno di quello che è il sistema della progettazione legata al publishing. Per quanto mi riguarda, avrei finito. Ok, tocca a me. Allora, ringrazio il mio relatore, professor Francesco Valtolina, ricollegandomi a quanto detto, condivido lo schermo. Ok. Si vede, giusto? Sì. Allora, il mio progetto di tesi si basa principalmente su due analisi di ricerca, una a livello storiografico e l'altro a livello contemporaneo, diretto all'attualità. Entrambe le ricerche vertono su un tema monografico principale, cioè la transizione del ruolo di designer a quello di publisher indipendente. E il mio libro è principalmente un reader che vi presento come strumento saggistico, narrativo e sperimentale di sola lettura. Di fatto ho scelto volutamente di non inserire immagini. Le motivazioni che mi hanno spinto nella realizzazione di un reader sono due. La prima motivazione è stata quella di esaminare un fenomeno di grande influenza, ma ancora poco studiato, o meglio dire non ben studiato. L'obiettivo è quello di rendere pubblico questo materiale per far sì che si possa avere una maggiore conoscenza o una conoscenza più approfondita riguardo al tema trattato. La seconda motivazione è del tutto personale, in quanto è stato soprattutto un'esperienza formativa che ha sviluppato in me una maggiore capacità critica anche nell'affrontare l'argomento e anche per la capacità di organizzazione del materiale.
Ho deciso di adottare come nome del libro designer come publisher, perché riflette al meglio il tema che ho affrontato, cioè il fenomeno dello sconfinamento dei due ruoli presi in considerazione, quello del designer e del publisher, e dei loro relativi significati acquisiti oggi nel mondo del graphic design. Sin dall'inizio ho voluto considerare il termine design non come un semplice sostantivo, ma come un'attività ed un processo progettuale, mentre il termine publisher come una pratica autoriale, editoriale, soprattutto imprenditoriale. La ricerca nasce da una mia attenta riflessione su questa attuale società moderna caratterizzata da un'esplosione di ruoli multidisciplinari nel campo del design, dell'arte, della tipografia, nell'architettura, nella scrittura, nella foto, nei publisher stessi. Da una cultura visiva contemporanea e da un discorso critico adesso correlato. L'impaginato della tesi è suddiviso in due parti, da un punto di vista grafico, per rappresentare questa suddivisione ho scelto di utilizzare due carte diverse. Allora, la prima... Allora, la prima parte è un saggio critico in cui, dopo aver ricercato consapevolmente e rivisitato i testi storici, spiego i passaggi evolutivi avvenuti nel campo della stampa, della tipografia e del design dal 1700 fino al 1900. E il primo capitolo intitolato Radici Illuministica. Nel primo capitolo evidenzio la prima distinzione netta avvenuta nel corso del Settecento di due ruoli fondamentali, cioè il tipografo e lo stampatore. Il tipografo, colui che consapevolmente agiva nella configurazione del prodotto, e lo stampatore invece, che da mestiere di bottega divenne un mestiere di redazione editoriale man mano. Il secondo capitolo, epoca del consolidamento, sto avendo dei problemi, no. Epoca del consolidamento, affronta un momento decisivo e significativo avvenuto nel corso dell'Ottocento, cioè la nascita dell'industria editoriale. E quindi, accanto alla professione dell'editore, in questo secolo nacque anche la figura del book designer come figura emergente del tipografo, quindi colui che, oltre ad avere un metodo intelligente di organizzazione del proprio materiale, ha anche un gusto estetico. Il terzo capitolo, vivacità editoriale, vede le diverse realtà editoriali affermatesi durante tutto il corso del Novecento, secolo pre-postguerra. Nel periodo precedente alla guerra si consolidò il legame tra designer ed editore. Questi scrivevano, progettavano e pubblicavano libri in cui contenuto era strettamente connesso, cioè l'uno rispecchiava l'altro. Nel periodo post-guerra le nuove tecnologie, il movimento, cioè i diversi movimenti nati durante quel periodo, come lo Swiss Punk, resero possibili la nascita di progettisti autonomi e indipendenti, quindi personaggi che erano autori, grafici, produttori, produttori quindi dei propri materiali e quindi così editori indipendenti dei propri materiali. Il quarto capitolo, ultimo capitolo del mio saggio,
si intitola Designer come Publisher. Nel quarto capitolo ho esaminato alcuni testi chiave per una maggiore comprensione del processo di transizione. I testi presi in considerazione sono di designer che scrivono criticamente riguardo il campo del graphic design. La seconda parte è un'analisi più sperimentale, in quanto ho voluto intervistare direttamente e personalmente i designer fondatori di 14 case editrici indipendenti della scena internazionale, che hanno effettuato questa transizione. Il periodo preso in considerazione in questa seconda parte inizia dal XXI secolo in poi, per riflettere al meglio il nostro contesto attuale, in cui sempre più designer si gettano nella fondazione di case editrici, dove ognuna segue una propria etica. Ho inoltre disposto le 14 case editrici in ordine cronologico, rivolgendo inizialmente ad ogni intervistato quattro domande uguali. Questo mi ha permesso di confrontare le diverse motivazioni intraprese nella loro transizione. Ok. Prima domanda che ho posto è stata: quindi avete effettuato una transizione da designer a publisher perché il lavoro era diventato troppo riduttivo rispetto alla possibilità di lavorare contenuti di vostro interesse? Quali sono le motivazioni dietro l'avvio di un progetto editoriale indipendente? Dalla prima domanda è emerso in prospettiva generale che la ragione dell'avvio di un progetto editoriale indipendente risiede nella possibilità di trattare temi più personali a livello di contenuti, è un approccio del tutto autonomo a livello grafico, senza scendere a compromessi o senza avere restrizioni o interferenze da parte di istituzioni. Questa autonomia ha permesso loro di lavorare in modo più diretto e di esprimersi in totale libertà, in poche parole avere costruirsi una propria identità. La seconda domanda invece che ho posto è come il vostro contesto socioculturale, politico ed economico ha influenzato la vostra linea editoriale. Le risposte ricevute nella seconda domanda sono state molto personali e differenti l'uno dall'altra. Infatti da alcuni è emerso che il contesto socioculturale ed economico attuale del mondo in cui viviamo è la conseguenza di ciascuna linea editoriale. Altri invece evitano i rapporti diretti con istituzioni, associazioni politiche, fondazioni pubbliche, sì, finanziamenti pubblici, in quanto sono pienamente motivati dalla produzione di progetti culturali per loro significativi e personali. Altri ancora invece operano come se fossero in una bolla, guardando oltre mentre i contesti cambiano. La terza domanda che ho posto invece è stata se dopo questa esperienza quale fosse la loro posizione riguardo al loro ruolo del passato e a tal proposito se adesso quale rapporto hanno contatto con i contenuti che devono interpretare. E anche la terza domanda ha riscontrato diverse risposte, in quanto molto personali. Si può comunque dedurre che la maggior parte degli intervistati non hanno subito un grande cambiamento riguardo al loro ruolo da designer, piuttosto è stato importante e formativo l'esperienza nel tempo. Alcuni hanno ritenuto fondamentale la formazione di network di artisti, di curatori e teorici che è venuta solo dopo la fondazione della casa editrice, in quanto
è fondamentale perché si è andata a creare una rete di, composta da persone che condividono la stessa visione dell'arte. Invece per quanto riguarda il rapporto contatto con i contenuti, generalmente l'idea è quella di innescare processi di discussione pubblica attraverso le pratiche artistiche. La quarta domanda. Okay. Quarta domanda invece è qual è secondo voi la questione più imminente nel campo del publishing, la sfida che voi designer, artisti dovete affrontare in questo momento? A questa domanda le risposte hanno seguito degli ideali comuni. Una delle sfide più rilevanti è quella di allargare il campo, aumentando gli spazi di discussione, di collaborazione e fare circolare le idee che emergono dalle attività. Fare dei prodotti che siano interessanti e che non siano autoreferenziali. Prodotti che si rivolgano ad un pubblico, che portano ad una maturazione. E in generale, cioè gli stessi devono creare delle economie, dei lavori, diventare anche sostenibili, quindi creare delle belle realtà. Io avrei finito, grazie. 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 Sebastian, se ti vorrei fare una domanda proprio sull'ultimo punto che hai toccato, perché io tra le domande che ho visto che hai posto, insomma, si definisce abbastanza bene la valenza su, diciamo, sul piano culturale allargamento degli ambiti di competenza a un designer che intraprende anche il ruolo di editore. Però volevo capire se hai posto domande dirette invece proprio sulla capacità di sostenersi economicamente, perché a mio avviso questa è una delle grandi questioni, no? Cioè si parla molto di editoria indipendente, di autoimpresa, sono molti progetti che fanno partire, come dire, start-up in campo editoriale in cui i designer si cimentano anche in altro, ma sono pochissime quelle che riescono a stare in piedi. E quindi volevo capire se hai fatto domande dirette su questo e se all'interno della metodologia di lavoro adottata ti hanno dato risposte su quali sono le avvertenze, su quali sono i trick da usare per potersi sostenere. Allora, sì, ho posto queste domande e principalmente le risposte sono state quelle di allontanarsi appunto da questi finanziamenti o da queste funzionalità. E loro appunto ritengono, cioè principalmente queste case editrici si sostengono da sole, cioè proprio con le proprie spese, perché cioè, molti mi hanno risposto che è fondamentale principalmente il allontanarsi il più possibile da altri tipi di realtà che potessero andare a modificare quello che è l'intento di qualsiasi casa editrice, di queste case editrici. E quindi le risposte in realtà sono state quelle di mantenersi più lontano possibile da questi, dai diversi meccanismi, se si possono chiamare così. Ma perdona, scusa, soltanto una curiosità, ma la ragione per la quale, come dire, le risposte che tu hai ricevuto sono nel tentativo di rendersi sempre più autonomi possibile, di allontanarsi da qualsiasi forma o sistema di finanziamento, è dettata da quale volontà? È legata, come dire, ai contenuti che vengono proposti attraverso i prodotti editoriali realizzati, oppure
Sì, principalmente, anche perché ciascuna casa editrice di quelle che ho elencato seguono una propria etica, cioè c'è la casa editrice che si promuove con prodotti, ad esempio, principalmente fotografici, e altre case editrice che si promuovono con materiali principalmente artistici e molto personali, cioè quindi diciamo non se hanno la possibilità di mantenersi più indipendenti possibili, cioè lo fanno, è questo principalmente la risposta che ho ricevuto. Perché accettare un finanziamento significherebbe in qualche modo inficiare l'indipendenza del contenuto. Sì, andare a modificare, andare ad adattarsi a un qualcosa che sì. Tipo, reputo interessante le risposte che ho ricevuto da la casa editrice Union Edition, e in quanto Gian Domenico Carpentieri mi abbia detto che magari la situazione all'estero è diversa, perché i grafici, i designer all'estero si legano molto di più alle fondazioni o ad esempio alle gallerie, ai musei. E invece qui in Italia è un po' diverso, perché in realtà mantenere collegamenti con gallerie e tutto ciò va quasi a modificare un progetto che qui in Italia non può essere rappresentato. Grazie. Aggiungere, allora, cioè, vuol dire che riescono attraverso la loro politica editoriale a autofinanziarsi, a poter davvero fare sempre progetti che non siano delle committenze, che siano in qualche modo liberi, un concetto di libertà sulla quale secondo me bisognerebbe fortemente discutere, però è così, loro si mantengono in questo modo, hanno una forma di autosostentamento attraverso solo la vendita delle cose che stanno facendo, attraverso la forma del lavoro di progettisti. Le risorse da dove arrivano? È una curiosità che forse esula dalla tesi, scusate. È una domanda che mi sono posto anche io. Allora, le risorse arrivano intanto dal ricavato che loro hanno principalmente da progetti con il proprio studio grafico, perché questi sono sempre designer che poi sono andati a subire una transizione diventando case editrici indipendenti. Poi in generale è emerso che al momento ci sono così tanti libri e così tante piattaforme per mostrarlo, quindi ritengono in questo momento sia importante trovare, cioè queste case editrici ritengono che al momento sia importante trovare una personale attenzione all'interno del lavoro, e non quindi all'interno della meccanica o del circo che lo circonda. Quindi in sostanza superare i confini di una prospettiva che possa imporre un canone. E quindi loro cercano sempre di trovare un occhio, diciamo, nella tempesta, quindi adottare un linguaggio più onesto e sincero. Poi dopodiché mi permetto di introdurmi, ci sono molte differenze all'interno delle 14 realtà che sono state analizzate. Non sarei così generico nel, come dire, tirare delle conclusioni, cioè tra una realtà come Roma Publication, che è una realtà istituzionale che lavora con i musei, fondata da un grafico e da un artista enorme, tra l'altro, piuttosto che Archive, che a sua volta, come dire, si relaziona con delle istituzioni, come dire, tra queste realtà e realtà microscopiche come Automatic Books, ovviamente ci sono delle differenze specifiche, come tali anche le forme di autofinanziamento e di come dire, sopravvivenza sono molto differenti. Il progetto di Sara De Bont, che credo che noi tutti conosciamo come designer, è un progetto che credo che viva con le vendite, per esempio, dei titoli. Sono libri
che hanno delle tirature molto limitate, che per lo più esauriscono la propria prima tiratura nel giro di pochi mesi, perché hanno, come dire, un audience molto specifico, ma anche molto appunto attento e interessato. Quindi ecco, starei attento a porre delle differenze all'interno di questi 14 nomi, così, giusto per fare delle precisazioni. Ecco. Mi sentite? Sì, grazie. Tra l'altro, in realtà questo è un aspetto interessante a considerare anche rispetto a un'altra osservazione, no? Perché da quello che Sebastian che ci hai raccontato emerge un desiderio che sembra unico e ampiamente condiviso di liberarsi da qualsiasi vincolo in virtù di un proprio progetto ideale o di un idealismo. E quindi, diciamo, io credo invece magari che ci siano più differenze e diverse necessità dietro ogni impresa, che possiamo anche chiamarla proprio così, come giustamente dicevi, e che però non sono necessariamente guidate dal voler essere totalmente liberi, perché anzi molti cercano di accentuare le possibilità relazionali dell'azione di pubblicare, quindi anche possibilità di creare network, e queste sicuramente non coincidono con una libertà assoluta, ma anzi una ricerca di condizionamento, che poi sia di un tipo piuttosto che di un altro, però che sicuramente c'è, anzi forse anche più forte rispetto alla semplice relazione cliente-design. Sì, quello che posso aggiungere è che molti di questi designer, diciamo, non lo vedono come un lavoro, ma appunto uno spazio per liberarsi, quindi un'espressione, un modo per esprimere un determinato linguaggio. Grazie. Non so se ci sono altre domande, osservazioni. Grazie Sebastian. Allora procediamo adesso con Lorenzo Feliciani e Casa Volpini, il titolo della tesi, e il relatore Marco Tortoioli Ricci, prego. Allora, devo dire che sono particolarmente felice di essere arrivati a chiudere un lavoro che, quando è iniziato, è partito veramente sulla base del dubbio, ed è stata un po' una sfida accettata, perché Lorenzo, quando mi ha proposto di fare questo progetto, me l'ha proposto, la proposta è arrivata in sede d'esame, e il suo esame era una lettera e un tavolo pieno di fotografie e di oggetti. Quindi lui è stato molto sincero nel dire che avrebbe usato l'esame come punto di partenza per una ricerca che non sapeva bene dove avrebbe condotto. A me questa è sembrata una grande ammissione di onestà, nel senso che le ragioni più profonde poi di quello che io considero l'essenza del progetto stanno nel cercare di capire, di intendere, nell'intraprendere un percorso, anche se partendo per questa strada in realtà non si sa bene dove si arriva. Il tema che lui ha scelto è quest'opera che in pochi conoscono, veramente in pochissimi, perché Casa Volpini è uno dei pochi progetti reali che Superstudio, in particolare nella figura di Frassinelli, ha realizzato, e l'ha realizzata ad Urbino, nelle campagne della Cesana, ma è una casa di cui oggi esiste una sorta di rudere che non ha quasi più traccia dell'intervento originale, ma che quasi nessuno conosce, e a cui Lorenzo ha dedicato veramente un anno di vita, sia per andare a cercare le ragioni che l'hanno fatta nascere, sia per capire le vicende umane della famiglia che ne è stata proprietaria, e lo è ancora oggi, mi sembra, e il suo rapporto e il rapporto di Volpini, questo stampatore d'arte milanese, con gli architetti radicali dell'epoca. Ma la cosa singolare è che tutto questo si intreccia con una dimensione di un progetto che entra in una dimensione intima, concreta, molto reale, ma all'interno di una realtà, quella urbinata di quegli anni, in cui il tema della radicalità
aveva prodotto anche una singolare coincidenza di figure coesistenti nella stessa città, cioè parliamo di De Carlo, parliamo di Steiner, parliamo di Volponi come scrittore, parliamo di tutta una serie di figure che singolarmente poi avevano fatto diventare Urbino una terra di grande sperimentazione. E guarda caso, proprio in quegli anni lì, Frassinelli trova il modo di... A Frassinelli viene chiesto di progettare una casa colonica. Casa colonica che diventa l'applicazione di quella radicalità che noi conosciamo, che i più conoscono semplicemente come questione teorica e come applicazione di principi radicali teorici al tema della concezione dello spazio e della città, ma che invece in questa ricerca che Lorenzo riesce a condensare in un libro, secondo me prezioso, acquisisce una dimensione reale, intima, e che produce delle vibrazioni, dei brividi che ho trovato davvero preziosissimi. Il libro è questo qua, e considero Lorenzo una figura che ha concretizzato, reso reale la dimensione del progettista militante. Vado. Vai Lorenzo. Mi sentite? Ringrazio Marco per la presentazione e vi condivido il mio schermo. Ok. Vedete, mi sentite? Che io ho le cuffie, non so se mi sentite con l'audio. Sì. Ok. E allora, perfetto. Allora, parto... ringrazio Marco per la presentazione e rispetto a quello che ha detto Marco, ancora oggi e ancora nel momento in cui andavo a fare questa presentazione mi trovo in un costante stato di ambiguità, proprio perché penso che sia proprio l'ambiguità e il dualismo che è quello con cui ho cercato di scontrarmi con questo libro e in questa ricerca. Il dualismo è quello che contrappone comunque l'idea di una società moderna che si trova a confrontarsi con il tema della natura. È un tema che sta tornando attuale per una serie di motivi, ma che un anno fa, appunto, un po' per caso, mi sono trovato ad affrontare. E dico un po' per caso perché, appunto, la scoperta di questa casa, non essendoci bibliografia, o almeno essendoci una bibliografia minima, ovvero alcune citazioni in libri poi pubblicati molto di recente riguardo alla bibliografia del lavoro di Superstudio, materiale, immagini e storia della casa non erano mai state raccontate. Il libro che vi presento è strutturato sotto forma di un racconto che si compone di tanto materiale, di materiale molto, molto eterogeneo. E i capitoli, in realtà, che ho scelto di... Oh, ho sbagliato. Faccio un attimo. Sono alla fine. Ecco, ci siamo. I capitoli che ho scelto di presentare sono delle ben precise tappe e seguono l'ordine cronologico della ricerca, gli incontri che appunto sono avvenuti durante la ricerca di questo luogo. E ho voluto presentarli come tappe temporali e non come capitoli numerici, perché la questione temporale era molto importante per me per raccontare appunto la storia e per rivelare un po' la sorpresa a cui mi sono trovato di fronte durante tutta la ricerca. E in questo modo l'intenzione che avevo era quella che il lettore appunto potesse ripercorrere la ricerca e se trovasse il libro in mano
dovrebbe incuriosirsi per cercare di ripercorrere queste tappe e quindi di visitare un po' quella che è la casa adesso e quella che era. L'indice, come ho detto, si compone di 7 tappe, ma queste 7 tappe in realtà per comodità possono essere suddivise in quelli che sono i 4 momenti della ricerca o del progetto, che sono la scoperta, in cui vengono inclusi i primi 2 capitoli, e la fine del monumento continuo, che è proprio la documentazione dello stato attuale della casa, essere radicali, punto di domanda, che è il titolo appunto della lettera che scrissi per sostenere l'esame, una seconda fase, che è quella della ricerca, quindi dove in seguito alla scoperta mi sono dedicato ad approfondire la storia della casa, della proprietà, di chi l'ha vissuta attraverso, diciamo, i proprietari, e una conversazione con Gian Piero Frassinelli, che è colui che si è occupato del progetto della casa. In la terza parte è la parte di critica, con questa tappa che si chiama il campo delle impossibilità, che è in sintesi un saggio critico in cui si analizza più nello specifico il lavoro del superstudio, e lo si con particolare attenzione al rapporto e all'immaginario che essi creano in rapporto alla natura. Una parte che ho voluto approfondire perché secondo me spesso nel lavoro di superstudio viene tralasciata, diciamo, molto, molto in secondo piano. In ultimo, gli ultimi 2 capitoli, diciamo, sono 2 capitoli propositivi, proprio perché durante questa ricerca mi sono spesso scontrato con tante immagini negative, con tanti fallimenti. Il progetto stesso parte da un fallimento. La volontà finale era quella di fare una nuova proposta e anche di proporre un nuovo immaginario che servisse a me in primis per diciamo, indirizzare le energie e le cose imparate in questi anni, ma anche per, perché no, per andare avanti su quella che era la definizione di arte radicale, che si è fermata a un certo punto per una serie di motivazioni che vedremo. Quindi l'intenzione era quella di proseguirla e in un certo senso anche di cambiarla. Come ho detto, il libro inizia con la prima tappa, che si intitola La fine del monumento continuo, che è un titolo che vuole essere ambiguo, proprio perché il monumento continuo ha in questo caso una doppia valenza, nel senso che è la fine del monumento continuo inteso come la rappresentazione proprio della casa decaduta, il progetto, diciamo, artistico sparito, mette fine all'opera d'arte. E quindi è una fine in senso negativo, diciamo, però allo stesso tempo è una fine in senso positivo, perché quello che Superstudio voleva rappresentare col monumento continuo era in realtà un'utopia negativa, doveva essere un avvertimento. Quindi l'idea di poter finire questa cosa è anche il momento in cui si può andare avanti, si può andare oltre. E questa prima parte è semplicemente un reportage fotografico dello stato attuale della casa, o meglio dello stato attuale in cui io e Emma, perché vorrei specificare che questo lavoro è stato portato avanti insieme a Emma, che è la mia compagna, non per motivi semplicemente che sono quelli che la prima volta che siamo andati a cercare questo luogo ci siamo andati insieme, perché ho cercato altre persone che volessero venire, non sono riuscito a creare un gruppo, e questa cosa è proprio scritta nella quarta di copertina del libro, quindi è un po' l'incipit di questa missione, se vogliamo così chiamarla, e in cui appunto presenta la casa così come nello stato attuale, una casa dall'architettura insolita e in evidente stato di abbandono. E il capitolo seguente si intitola appunto essere radicali, punto di domanda, e fa riferimento proprio a questa lettera che Marco ha citato, che scrissi per sostenere l'esame, in cui appunto un po' anche con una certa rabbia, con una certa delusione nell'essermi trovato di fronte a un progetto che era molto, molto particolare e molto affascinante, trovarmi di fronte alla sparizione di questa opera
e anche di fronte in realtà all'abbandono di un luogo di vita dalle potenzialità incredibili, mi fece mettere in discussione con una certa anche, vorrei dire anche forse con una modalità un po' naif di criticare quello che l'arte radicale proponeva, ovvero di proporre nuovi modi di pensare, città utopiche che andassero contro la società dei consumi, contro la società del lavoro, tutta una pratica che purtroppo spesso e volentieri si fermava solo a una prassi teorica o una prassi artistica, mentre i contenuti che si trattavano erano contenuti da portare nella vita di tutti i giorni. E questa sezione si apre con una immagine in bianco e nero, uno spread di questa foto in bianco e nero che è stata scattata da un mio collega. E sono tre foto di una spedizione che abbiamo fatto insieme, che sono inserite nel libro come momenti, diciamo, di stacco, o che anticipano qual è il punto di vista all'interno del libro che io pongo nei confronti, diciamo, di questo luogo. E li vedremo, i tre luoghi sono la casa, e la casa è la natura, e infine la natura. E in seguito appunto alla scoperta, diciamo, della casa, alla constatazione dell'assenza, diciamo, di quello che andavo cercando, e ho cercato di ricostruire, grazie a un incontro con la figlia di Renato Volpini, poiché Renato Volpini è deceduto 3 anni fa, e ho potuto ricostruire un po' la storia di questa casa, o come Volpini l'aveva scoperta, come era riuscito ad acquistarla, e anche quali furono le problematiche, quali furono i motivi dell'abbandono, e fino ad arrivare appunto anche al rifacimento di quella che era la casa che Frassinelli aveva fatto per Renato. La casa di cui parlo è situata ai piedi dei Monti delle Cesane, nella parte iniziale, ed è situata a circa 7 km da Urbino. È facilmente raggiungibile in macchina, circa un quarto d'ora, ma la prima volta che ci sono stato l'ho raggiunta in autobus e compiendo l'ultimo tratto a piedi, trovandomi anche, visto che era il 31 gennaio, mi sono ritrovato nel mezzo di una bufera sulla strada di ritorno. Fa un po' impressione vedere anche solo questa immagine, ci si rende conto che la proprietà, quella cerchiata, che sono 27 ettari di proprietà, non è tanto più piccola di Urbino, quindi la potenzialità del luogo è di una potenzialità per progettare una vita radicale, intesa come la si voleva intendere, un altro tipo di città, altre modalità. La cosa bella della casa, appunto, la prima volta che ci andai non riuscii a rendermi conto effettivamente di quali erano gli spazi, di qual era la dimensione di questa proprietà. È stato proprio ritornare su Google Maps, ritornare a guardare le carte, ritornare a guardare il territorio, che mi ha fatto rendere conto di quanta potenzialità ci fosse, perché oltre alla casa Volpini, all'interno della proprietà sono presenti un'altra casa colonica, che è situata, dove vedete il punto 2, che è, la cosa interessante anche qui è che questo è il punto più alto di Urbino, lì siamo a quasi 600 metri sul livello del mare, quindi 300 metri più in alto rispetto a Urbino, ed è il punto più alto dei Monti delle Cesane. E un magazzino per la stampa, numero 3, un magazzino molto grande che inizialmente era una stalla, perché Renato Volpini nel suo primo progetto era quello di rendere un luogo di vita autonomo, ma che poi per una serie di vicissitudini che nel libro sono raccontate avrebbe convertito a laboratorio di stampa, ancora attivo con aviazione, quindi pronto all'utilizzo, e delle piccole stalle, questi due campi coltivabili completamente a prato, uno di 10 e uno di 4 ettari, e un bosco principalmente di abeti che circonda tutta la proprietà. E non trovando altro, appunto non potendo trovare altro perché di bibliografia non riuscivo a trovarne, ho deciso di recarmi in Toscana per parlare con Giampiero Frassinelli, che appunto, seppur la casa si è firmata come superstudio, in realtà il progetto architettonico
è ad opera di Giampiero Frassinelli, che non era semplicemente un architetto per Giampiero Frassinelli, ma in principio era un cliente, poiché essendo Volpini uno stampatore, oltre prima che un artista era uno stampatore molto importante, ha lavorato con artisti molto famosi a cavallo tra gli anni 60 e 70, in cui si includono Peter Phillips, Andy Warhol. Siccome Superstudio stampava presso questa azienda che si chiamava Multirevolo, un'azienda di Milano, diventò amico di Volpini, il quale, oltre a casa Volpini, in realtà commissionò tutti i progetti delle sue case e dei suoi studi a Frassinelli. Infatti, nella conversazione che ho costruito, fatto con Frassinelli, oltre a descrizioni, diciamo, più tecniche su perché la casa era stata realizzata in un certo modo, disegni, bozzetti, foto del progetto depositato al catasto e fotografie scattate da Frassinelli stesso durante tutto il periodo della costruzione della casa. Addirittura qui vedete la foto scattata prima che la casa fosse ristrutturata nella sua condizione, diciamo, originale. E ci sono anche le descrizioni di tutti gli altri progetti che lui ha fatto. In questa intervista la scelta è stata quella di utilizzare le immagini per accompagnare il discorso, perché il discorso, appunto, oltre che si compone di tanti aneddoti e di tante piccole storie che rendono il racconto estremamente umano e fanno apparire anche quello che era il lavoro di Superstudio, che spesso diventa molto mistico nelle sue rappresentazioni, un progetto vero e proprio, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue difficoltà, fino appunto ad arrivare alla progettazione di questa casa, che un tempo, circa fino agli anni 90, era nella modalità in cui la vedete. Il progetto di Frassinelli fu quello di prendere la casa colonica, che era situata su un pane di argilla, e quindi la casa tendeva a spaccarsi e aprirsi a metà. Quello che lui fece fu tagliarla e applicare questi due blocchi laterali che la contenessero e fare una struttura di metallo e vetro che potesse resistere a queste, diciamo, dilatazioni del terreno e all'apertura della casa. Quindi lui dice che la casa ha continuato comunque a muoversi, ad aprirsi, ma tuttavia il metallo permetteva alla casa di rimanere, diciamo, di non spaccarsi. E la casa al suo interno aveva dei luoghi incredibili. All'interno, qui ho fatto solo una selezione delle immagini, ma all'interno del PDF sono riuscito a risalire veramente a tanto materiale d'archivio inedito, e ringrazio sicuramente Frassinelli, perché poteva non esserci nulla, come poteva esserci pochissime cose, e sono riuscito a recuperare appunto del materiale di cui anch'io sono rimasto piuttosto stupito. E in questa foto, per dire, vedete com'era la collina. Quella collina che vedete là dietro è la stessa collina che avete visto poi coperta di bosco, era tutto completamente spoglio. Fu lo stesso Renato Volpini che si occupò della piantumazione e del recuperare completamente questo luogo. Passata la conversazione con Frassinelli, dove oltre a parlare della casa è stato anche un modo per poter parlare un po' del percorso di studi di Superstudio, il suo rapporto con Urbino, il suo rapporto con Renato Volpini, si è passato a quello che era il momento, diciamo, della critica o del saggio, appunto, quello di un'analisi, in cui si metteva, non si guardava più semplicemente alla casa, inteso come il monumento continuo o l'opera in sé, ma l'opera inserita nel suo contesto. E quindi, Lorenzo, più in generale, sì? Lorenzo, hai 5 minuti. Ok. Più in generale, la casa e la natura stessa. E questo è proprio quello che il saggio descrive, che passo velocemente perché è un saggio piuttosto denso, che si intitola Il campo delle impossibilità, in cui si analizza il lavoro fatto da Superstudio. E il lavoro di Superstudio inizia, la fondazione di Superstudio avviene con
in seguito all'alluvione di Firenze, quindi c'è un importante rapporto con la natura e si analizzano tre momenti principali che sono il periodo che va dal 65 al 68, che sono la fine degli studi, caratterizzata dalla produzione di oggetti principalmente, quindi dalla mostra superarchitettura e la produzione degli oggetti di design. Una seconda parte, che è quella che affronta il periodo dal 69 al 72, che è quella dell'inizio della vita professionale marcato da un immaginario sterile, dove nasce la pratica della ricerca teorica, quindi il monumento continuo, le 12 città ideali, la volontà di staccarsi dal lavoro di architetti, dalla progettazione materiale, per trovare altri campi di progettazione, ma in maniera molto negativa, per arrivare poi in una fase, diciamo, finale, che è quella del 73 al 78, che è più dedicata alla didattica, attraversata da un rinnovato interesse per la cultura contadina. Qui è il periodo in cui viene fondato Global Tools, insieme al resto dei gruppi dei radicali, avviene il seminario della Sambuca e viene progettata la cultura materiale extraurbana, che è una vera e propria ricerca intorno al mondo contadino, inteso come unica soluzione progettuale. Il saggio si conclude con una citazione di Natalini che lascia abbastanza perplessi, poiché la produzione appunto teorica di Superstudio va molto in contrasto con quelle che sono state poi le loro scelte, diciamo, lavorative e produttive, ovvero lavorare effettivamente per quella società dei consumi, del lavoro, del consumismo che dall'altra parte volevano evitare, volevano criticare. E di fronte appunto a queste difficoltà nel riuscire a creare una radicalità effettiva, ho deciso di guardare fuori, e l'ultimo sguardo appunto è proprio in quello che sta attorno alla casa. Il libro vuole concludersi con una sequenza fotografica che si intitola Le due case, proprio per andare a... il titolo fa riferimento a un romanzo, il romanzo è Due di Due di Andrea De Carlo, a caso figlio di Giancarlo De Carlo, altra figura che è stata per me abbastanza importante anche in questa ricerca e nel rapporto con Urbino, in cui mi sono recato sul posto insieme a due miei amici e casualmente ho scattato un rullino in analogico in cui raccontavo il percorso che facevamo e ho ricostruito la storia di questi due amici, protagonisti del romanzo, Mario e Guido, che vanno in giro per questa proprietà, così avviene nel libro, in questa proprietà dispersa in provincia di Perugia, dove sono presenti queste due case. In realtà l'altra immagine che mi sono reso poi conto che queste due figure, questi due amici rappresentavano nella ricerca e nel confronto su questo luogo era anche la figura di Renato Volpini e del suo socio, perché nel libro è spiegato che il modo in cui acquistò questa casa fu grazie a un socio, ma poi si comprò, riuscì a riacquistarsi tutta la proprietà. Quindi era un po' come ripercorrere questa loro avventura, ma anche raccontare ciò che oggi resta di più ricco su questo luogo, che è una natura rigogliosa, una natura che dà speranza, che mostra la tanta potenzialità del luogo. L'ultima parte è quella che si intitola Verso un'arte radicata, in cui appunto si cerca di andare oltre l'arte radicale, pensando appunto alla progettazione non come un approccio da applicare alla vita professionale, ma da pensare rispetto alla propria vita, partendo da lontano, quindi dal grande, dal territorio in generale in cui siamo, andando sempre più restringendo il campo, pensando a quali sono le nostre necessità primarie. Mi fermo qui perché anche questa parte magari la approfondiamo se ci sono delle domande, e ringrazio per l'attenzione e mi dispiace se sono andato un po' lungo. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. Grazie e complimenti, bellissimi.
Lorenzo, grazie. Bellissimo lavoro, ho scoperto una parte della mia città di Urbino che non conoscevo, mai incuriosito ad andare a indagare un po' più il mio territorio, un lavoro attento e preciso, e grazie per averlo condiviso con la tua tesi con noi, è veramente bello, complimenti. Jonathan? Posso, non so se ci sono domande, a me piacciono molto questi diversi piani del racconto che sovrappongono tra questioni teoriche e questioni, insomma, anche più che fanno parte quasi di una costruzione di un romanzo e di un'investigazione personale e un'avventura, insomma, sono tanti piani che si intrecciano e secondo me questo è un bellissimo aspetto del lavoro. Grazie. Non so se ci sono altre domande o osservazioni. No? Ok, allora grazie Lorenzo. Grazie a voi. Proseguiamo. Grazie Lorenzo. Proseguiamo con Alice Figus. Spengo un attimo.